Revol, Cionchitano, Regna, Bubutti, Pollo, Veseama. E benvenuti! A banda dei fiorellini! Ciao! C'è anche un energumeno Tutubi qui dietro! C'è qualcuno che sta gira là dietro! Ah, succede! Ma c'è qui sotto, no? C'è il puff! Amici! Che è successo? Come sapete? Che è questo applauso? Ah, è il video sotto! Lo sentiamo solo noi però! Perché è arrivato Tutubi! Non capivo! L'applauso per Tutubi! Eccoci, ci siamo, c'è anche Veronica. Un applauso. Ah, c'è un po' pure questa qua sopra. Il paziente. I succhetti fantastici. Trovano abbiamo il paziente zero, mi dissolvo. Abbiamo qui anche oggi fisicamente, direttamente abbandona le sale di montaggio. Toccavo a me sto giro, sono arrivati tutti nella Kitano House. Che bello, mi che sentivo bello. Escluso. È un piacere averla qui. Finalmente. Buonasera. Doppierà in diretta. Sì, buonasera, sì, ragazzi. Sì. Bello a tutti. C'è anche qui Dudubi che arriva. Tutti dei in mezzo. Vedo che anche la maglietta bugata. Aspetta, avevo il chroma key dell'altro giorno. Bella, regà, bella a tutti. Non so perché. Lode al grande Xenu. Oddio, no, se ne siamo andati. Ciao, vero? Dai. Che vergogna. Aspetta, l'altra volta che era. Sì, pure io. Allora, c'è un problema tecnico. Che succede? Perché Veronica mi aveva detto: ti ricordi che devi levare quella cosa? Che è sta barra qua sotto. E non l'abbiamo levata invece. Azz! Perché c'è questo problema quando apriamo Final Fantasy. Benvenuti nella sesta puntata di Final Fantasy. Mi sono ricordato wow! Me che siamo in live. Galbadiani! Galbadiani! Final Fantasy 8 modificato. Scusate ragazzi, eravamo un attimo una defaillance. Io so Kitano. Siamo Final Fantasy modificato. Ma mi ricordo benissimo chi bravo! Sta. Me lo ricordo benissimo. Siamo qua per continuare. Witcher! No! Vederci. Un saluto. Ho un canale pure. Un saluto alla grande. Vinceremo il gioco. Assolutamente. Io la canzone. Parapapapapa, capito? La canzone Victory Fanfare. Sta già modificato. No. No, senza niente.
Così, quella... Bella, regà. High on life, come si suol dire. E, no, che sta succedendo qui? Veramente. Le statistiche della guerra in Corea lì. No, questi sono i miei follower. Ah, ok. Numeri altissimi. Allora, aspetta, Scena, credo. Ma mo stiamo a fare sta cosa. Lo so, levo solo sta barra. Levo sta barra, ma la sono scordata. Scusate, un minuto. Ricordate che GF sta arrivando. Questo è un problema gravissimo. Lo so, c'è ragione. Questo è il layout. Che fatto. Poi famo così, guarda, reactions. No, scusa, sono sbagliato. Ecco qua, Final Fantasy. Sposto anche questo qua, così. Questo è il Cerbero Podcast, diciamo. Bello così. Però, cioè, non è di Wish, tu fai Marra, io faccio Flame. Tu rimane lui. No, quando sta in crisi. Io sono il tecnico, stavo benissimo. Posso benissimo la versione scadente succedendo di me stesso. Perfetto. Tu abbiamo modificato. Non schioccare di dita. Eccoci, aspetta, ho fatto. Proprio Quistis. Grazie ragazzi mille per la sub. Grazie ragazzi mille. Grazie. Grazie ragazzi mille. La dividiamo in tre, la dividiamo. Grazie ragazzi mille. Anzi, grazie. Com'è la cosa, quello là, quello della TV, mille. E quello là che uno piacere ospite di avere ospite. Luca giurato. Ok, ci siamo. Mille di avere il grazie dell'abbonamento. Vabbè, ammazza, giurato, top. Allora, vediamo, dobbiamo chiamare intanto Don Vito. Mamma mia, ma oggi è proprio un sogno che sia vera. Aspettate, così. Abbiamo Don Vito come ospite speciale di questa puntata. Vedete di mettere qua, Simo. E quella è real deal. Alla mia sinistra, c'è infatti spazio. Sei nascosto. Sei dietro di me. Poi sta vicino a me, piccolo angelo. lo so, ci divide, la maestra ci divide. Alla destra del padre. Buonasera, Don Vito. Dov'è? Si faccia vedere, Vito. Non l'ho messo nel titolo. Quanto cazzo è bello. Il mi raccomando, Vito, siamo in live, non faccia tutte le affermazioni che ha fatto prima in privato. No, no, assolutamente, perché... Che io prima ho sentito qualcosa su dei campi, ma non vorrei dire... No! Dei campi di grano, non è rosa, non è il tulipano! Centro qua. Mettere più di qua. Alzalo un po', che non sento un cazzo. Non lo sentite, sei sprecato. No, devi attivare l'audio. Non devo alzare questo. Okay. Aspetti, signor Vito. Problemi tecnico-tattici. A me? No, ho capito. Hanno paragonato a Marra, addirittura. Greve. No, come... io 3 secondi fa. Poteva andarmi... cioè, poteva andare peggio. Insomma. Eccoci. Per essere lei un Marra, devi attivare l'audio PC. Benvenuti al Kitano Podcast. Nerd, quindi non mi paragonare a Marra, che per me non offesa. Mazza, Marra è campione nazionale di Magic. Ma se un solo gioco, non è che se sei una cosa sola, quindi Marra è nerd. Cioè, ma se faccio una citazione per dirti la maschera, quando è che usi te, Trono del Muori, sì. Trono del Muori, il pupazzo, credo di aver capito che è una citazione su Raiders. Come? È una citazione su Raiders, perché stavo vedendo su Raiders. No, me l'hanno detto tutti che sembra su Leader, ma no. Però quando me lo dicono, dico sì, in effetti non sono freebooter. Però è nata dal logo mio, poi me l'ha fatta un fan quella... Magari sei ispirato pure a su Leader, però non è che... Ah, ok, perché si assomiglia come allo Shinigami. Sì, sì, che sì, giustamente sì, se dico su Raider a Mr. Mario, che cazzo è, so anime, quindi... Che poi ci sono dei grandi doppiatori dietro, non vuoi spoilerare nulla perché... Alzato, cioè lo alzo. Aspetta, non è che scusi, per caso ci sono problemi tecnici. Stiamo alzando un po' il microfono perché si sente un po' basso. Stiamo alzando il gain. Il gain del microfono. Ma in teoria questo dovrebbe essere questo una professionale. Vabbè, facciamo un po' di premesse. Ok, allora vabbè, sì, infatti partiamo. Don Vito, lei lo conosce Final Fantasy? Ci sta. Ci ho fatto la demo. Mai giocato l'8? Non sono stato. Lei conosce Final Fantasy 8? L'otto mi sa di no. E allora se ne vado a fanculo. No! No! Qual ha giocato? ma io ci ho giocato i primi dove stavano le console emulative, quindi i primi Final Fantasy, prima della PlayStation 1, quindi... Cioè, quindi Final Fantasy 1, 2, 3 ha giocato lei? Ma quando ero piccolo credo che siano stati quelli, perché gli unici ricordi che ho di giochi di dove si attacca a turno che ho sono due, ma credo che siano quelli, poi non mi ricordo nemmeno, ma io non credo, però sì, boh, vabbè, adesso vediamo se ha mai visto questo. Devi aprirlo a finestra. Ovviamente io ho fatto più giochi su FPS e quelle cose là,
questi giochi qua non è che non sono un grande amante, però metti la scherma intero. Non lo so quale ha giocato sulla, lei sulla freccia. Metti la scherma intero. Aspetta, Don Vito, stiamo a fare una cosa. Apri sopra Final Fantasy. Oh madonna tanto. Così. E la prendi Don Vito alla massima. Eccolo, già, ma già sta, lì. Infatti, sta lì. Ma già sta lì Don Vito. È un po' largo sulla destra. Però sì, vabbè, si doveva solo. Maestro. Picciolisci-lo magari. Top tecnici. Aspetta. A posto, ci siamo. Ma grandi dove cazzo tecnici. Ecco, questo è, ma a sto punto gli levo pure il verde dietro. Bravo. No. Adesso gli famo pure il green screen. Lo editiamo. Così. Lo vediamo. Mettiamogli dietro il garden di Balan. Lo comprate per farci montaggi voi, però. Colò. Il nostro squallo. Allarga gli un po' la spalla. Mi tengo pure il soft. Oh, io mettevo che combacia con squallo. No, però allargalo. Lo combacia però bene. Dall'altro lato. Lo allarghi, lo al no, nel senso lì con alt sulla destra. Vada, ah, perché è tagliato. Fantastico. Giro però con bacia, ecco, così. Non siamo fissati. Così pare scuola. No, no, è quello. Ma lei è un bell'uomo. Bellissimo. Ma fate... No, non si muova. Ma quando l'ha fatto questo petto? Magari, un po' da... petto quando faceva atletica più o meno era così fisico, quando faceva atletica era così petto di quezza, faceva anche atletica a petto di quezza, allora sembra un po' d'Artagnan questo Skull. Lo so, vabbè, questo è perché me l'ha fatto avevo fatto una scommessa okay. Che a tot sub vendi sub nell'arco di 7 giorni mi sarei fatto un taglio di barba scelta, una ha deciso sul taglio di barba. Non al D'Artagnan, un nome strano. Chi è Babba? Mi scusi. Francese. No, mi sa che non ha capito perché abbiamo messo il suo busto sopra il protagonista. Sì, lo so. Ah, ok. Vabbè, no. Ho detto Babba, ma non mi criticate. No, scusa, chi è? Guarda, non ho capito. Te sentimo male, te lo dico subito. No. Te sentimo basso. Che ci frega. Bisogna trattare bene. Laghiamo poi, no, magari. A 7:20. Abbiamo sempre fatto a 7:20. Vabbè, però. Allora, pure a 4:80 è ma chi è Gambi? Infatti, non faccio il tirchio di no, per far tirchio su quanto vogliamo che la chat veda Vito in HD. Lo schermo condiviso di Don Vito sarà 7:20, ragazzi. Qui non ci tratteniamo. Quello che vede Vito, solo uno, ma è importante nella sua individualità. Ma perché dobbiamo far conoscere. Lo chiama pure l'altro. E vabbè, li aggiungiamo alla chiamata. Sì, anche loro a 7:20. No, dobbiamo aggiungerli noi. Scriveteci su WhatsApp. Dobbiamo farlo adesso, iniziato. Dobbiamo farlo mo. Sì. Ma c'è Rubino. Vediamo che c'è. Devo aggiungere Rubino. Ragazzi, un attimo, Don Vito. Un secondo, eccoci. Eravamo più organizzati la volta scorsa. Perché... No. Gentilmente, moderato, mi bannate Fabrito per piacere. Veramente, mi fai schifo. Perché io poi ma che sta dicendo? Non si dice questo, No, è vero che mi fa schifo. Ma chi? Ma chi? Ma cosa? Vito accetta l'amicizia di Chitano su Vito accetta l'amicizia di Chitano su Discord. Ha già in chiamata lui. Dobbiamo aggiungere qualcun altro. Per aggiungere la gente in chiamata devi andare lì in alto sul più. Mm-hmm. Solo che ti diceva di aggiungere lui. Don Vito, mi deve aggiungere amicizia, ma guardi un po', ma cioè. Don Vito, accetti la nostra amicizia! Accetti la nostra amicizia, ingrato! Mi ha ucciso anche. Pure. Noi le vogliamo bene! Oh, non fate casino. Vabbè, allora papà è sbagliato. È fatto si modificato, sì. Sì, infatti. Non mi è arrivata la richiesta. Vuole una ciabatta, signor Vito? La mandi lei allora, faccia qualcosa. Calma, ora la mando. Non si preoccupa. Gli ho mandato un'altra. Ma però c'ha la vestaglia, proprio sembra un signore degli anni 30. No, aspetta, però potremmo chiamare un altro. Hugh Hefner! Fatta accetta da Hugh Hefner nostro. No, perché sennò attacchi a Vito. Fatta accetta la richiesta e poi li vuoi inserire. Don Vito sta rallentando tutto qui. Vito, accetta sta richiesta, non è difficile. Aggiungi amico. Oh, vaffanculo. No, l'ho bullizzato, raga. No, a parte le cazzate. Raga. Ci sono io che supervisiono. Io lo voglio essere bravi, io te no. Amici. Mi faccio il culo rosso come le scimmie. Bravo, Vito. Perché i vostri genitori di sicuro non l'avranno. No, Vito, no, così esagera. No, finiti. No, i genitori non avranno dato mai mazzate. Nel senso. Don Vito qua non c'è. Vabbè, è una cosa positiva, mi scusi. No, perché le mazzate. Mazzate belle, mazzate padre. Non si faccia bannare nella live di fare affari. L'abbiamo fatta. Non dica cose bannabili sulle percosse, per cortesia. No, non ho detto nulla di bannabile. Ho detto che si usa dire che qualche volta i schiaffi servono ai bambini per farli crescere educati. Perché mi dissocio. Mi dissocio, però.
Ok, abbiamo invitato tutti nella chiamata. Sta dicendo che è giusto gonfiare i ragazzini. Italia. Cosa sta dicendo? È giusto gonfiare i ragazzini. Digli ma come qualcosa. No? Digli qualcosa. Dove è andato? Se n'è andato. No, perché devi, no, sta lì, sta lì. Su di lui, fare la separazione. Don Vito farà la voce della strega. Circe. Sì. Vai. Sulla freccetta. Se volete la vostra. Grazie, ragazzi. Se non c'è Rubino, sì. Scusa, Simone, non l'avevo mai fatta sta cosa. Scusate, raga, ma mi sta fatto tipo un corso accelerato di Discord e OBS. Che non, e Discord io è un io po' mi buco. Dovrebbero dare una laurea. Maestro! Ad honorem! Alla John Cabot. John Cabot. Universi. Al MIT. OBS. Oggi ha scoperto la John Cabot University, Simone. Devo iscrivermi. Così. Pure a quella, sì. Ha detto, va bene, mamma mia, ma lei diventa un genio. Vuole entrare nella CIA, poi. L'intellettuale di Twitch. Non so che vuole collegamento. Ma, nella se per CIA caso, ma per curiosità, se per caso in audio sento un'altra live, mi si sente in... Ma lei così, non lei deve prova. No, 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 guardi Vito, veramente, lei deve seguire la, il format qua. La buttiamo però fuori. Seguire il nostro stream... No. Segue lei deve seguire lo stream di Final Fantasy su Discord. Seguo lo stream, però attivo l'audio di un altro streamer. Ma questa è la vergogna, proprio zero rispetto. Cos'è? Per il format che tutti apprezzano e amano. Noi la invitiamo qui perché il Cerbero ormai è chiuso. Io sono veramente indignato. E lei ci tratta così. Povero Cerbero. Se il Cerbero è chiuso, allora vanno a zappare la terra, che non sa nemmeno. Greve, vai, comprati un potere. Madonna mia. Avete udato un po' di servi della gleba. Io mi vergogno per lei, Vito. Questo è aratro shaming. Dexter, bravo Dexter. Bravo che spammi la mia moto. Che è Dexter? Il mio sub. Della... Dove? Oh. Dove? Dai. Guarda che senza. Si muove però. Eccolo qua. Vito, lei sta vedendo il nostro schermo condiviso su Discord, vero? Su Discord in teoria. Sì, sto vedendo adesso. Ok, cosa c'è sullo schermo in questo momento? Cosa c'è? Lo scriva. C'è Livio e te. Ma cosa? No, è il gioco. Sta guardando. Ma gliel'hai condiviso lo schermo? Sì, sì, sì. Lo schermo condiviso deve cliccare. Che animale è questo sullo schermo, signor Vito? Dove sta schermo? Oh, devi cliccare a guardare la diretta, tipo. Che cazzo è? Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata. Gioca aperitivo! Fantasia! Questa è una chiamata. Il trono del cuore. È una chiamata che c'è stato là. Questo è tipo io. E Donnito TV e quel fallito delirio. No, la nuova puntata genio. Self shaming modificatissima. Veramente spaziale. Sì, alza il cuore, sì. Lo sai che devo c'è il nostro microfono ambientale, ma non c'è... un po' casino. Ma comunque non c'è lo schermo condiviso, capito? Non come c'è no, guarda la live. No, non c'è. Buonasera. Lo rifacciamo. Il bello della diretta, signore. Bello della diretta, però l'avevamo fatto. L'avevamo fatto, si è levato. Forse era apparso per un secondo. Perché abbiamo fatto un'altra chiamata poi. Mo dovrebbe essere arrivato, no? Ciao Dexter. Ce l'hai. Ma chi è Dexter? Lo so. Grande Dexter. Nella non lo so, guardi, c'è qualcuno che può aiutarlo. Dexter Senjak. Sono mille diavolerie. Esatto. Ciao chi mi ha podcast. Livio, per bravo Derob, bravo Derob che spammi le mie mod. Guardate come sono bello versione Dio Brando. Smetta, ma lei la deve smettere di spammarsi. Smetti veramente, verrà buttato fuori Vito, veramente sta incazzando, sta sabotando il format. Anche per stai a sabotare la modifica. Vito, è la prima volta nella storia che Final Fantasy non parte. Qui perché la situazione sta degenerando, per favore. Silenzio. Sì, ma deve avere rispetto per questo capolavoro di Final Fantasy, quindi un attimo silenzio. Rispetto per i giochi anziani. Religioso. Per gli anziani. È un nerd, ha detto. Partiamo. Stiamo iniziando il secondo CD. Ma lei è un nerd e poi mi dice FPS, le cose non collidono, nerd FPS. Signor Livio, comunque siamo arrivati al secondo CD. Aveva appena finito il primo CD. Spoiler, siamo è stato trafitto. Piccolo angelo, non si sa se è vivo o morto, è tutto un sogno suo. Adesso siamo stati catapultati nel mondo parallelo con Laguna e non si sa dove è finito, in un villaggio dopo la guerra, non si capisce, c'è la donna, Aison Mi e poi quella sarà nata. Che succederà? Chi lo sa? Lo vedremo adesso. È stato trasferito in un villaggio del... Che bella Aison Mi che parte. No, non è stato trasferito, è stato trovato là, sì. È stato trovato in un villaggio... E curato.
in un villaggio rurale della campagna italiana del dopoguerra. È stato trovato nel villaggio di Don Vito. È stato trovato. Lei dove abita, Don Vito? Dove abita? La campagna rurale. Siamo in provincia di Bari. Sono il primo streamer della mia città. Come si chiama? Come si chiama? Sant'Eramo è stato trovato. Sant'Eramo. Sant'Eramo. Ora vedremo in Final Fantasy una rappresentazione di Sant'Eramo. Di cavallo, trono Vito, di Vito, Vito, mi senta. Vito, mi ascolti. Si viva il duca. Grazie, no, ragazzi. No, no. Che ha detto? Viva il duca. Vabbè, il duca di Orlean. Il duca. Il duca non scrive. Il duca Vito. Vabbè, ma finché pagano. No. No. Ma che cos'è? No, assolutamente no. Vabbè, allora, il duca. Adesso, Vito. Vito. Il duca. Vito. Il duca. Vito. 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 Il duca Pelli. Io non ho mai avuto il cobb. Vito. Vito. Se uno è scemo e dice Vito. Vito. Porco. Vito. No, vabbè, mi devo sfogare ogni volta che scrivo cazzate con me. Vito! Ma sì, ma stia tranquillo! Ah, Vito, mi fai parlare? Mi dica. Ma stia calmo. Allora, adesso noi... Cioè, non è una casualità che ti abbiamo chiamato per questo episodio di Final Fantasy modificato, poiché stiamo nel secondo CD e, come abbiamo detto, Laguna ora sta a Sant'Eramo, il tuo paese, nel dopoguerra. No, ci dica se ci assomiglia! Ci dica se è una rappresentazione storica accurata. Perché alla fine sono case in pietra, cioè come i paesi italiani. Vediamo. Calcolando che se c'è una piazza uguale. È un'avventura grafica, ovviamente, riprodotto, però no, vabbè, vediamo, ci può dare un'idea lei, vediamo, precisamente. Sì. Sì, è capace pure che hanno se preso... pixel artist hanno fatto a parte le cazzate, è capace pure che stanno picciati con l'Italia, è Just It. Quindi può essere che hanno ripreso veramente delle case dei paesi italiani, eh. Un po' bella, un po' esagerato il volume qua. Ma non fai ridere, Overk. I tuoi genitori ti devono insegnare l'educazione, ciò che non hai mai avuto da piccolo. Vito, la prego. Vito, si goda un attimo questo rilassamento. È una chat tossica, peggio dei spacciatori di... Ma sono i tuoi fan che sono venuti. No, i miei fan non se fanno quelle battute vengono in stand per mambannate. Quindi non fare che mi fanno, ma se avessi un fan come Overk, avrei già dato un sacco. Cosa? Che hanno detto? Che mi fanno, mi sta sul cazzo le battute che fanno. Senta questa sono musica. Sono dei maleducati. Cerca sono dei tossici del cazzo. Si rilassi. Si rilassi con la musica, Vito. Guardi. Meno canne fate. Guardi queste immagini rilassanti di Laguna, guardi che bello. Non andate verso sinistra. Ci scrivono, perché? Perché non va il joystick? Il caso il gioco. Ah, devo prendere. È un ospite per me, chi sarà mai? Chi sarà mai? Dio, bambina carina. Vado io? Un uomo con i vestiti strani sta parlando con Rain. Ah, questa era la bambina. Ok, io ancora non avevo capito, un attimo, ci siamo. Lei vede? Tutto bene? Sì, vedo. Perfetto, non guardi la chat. Non si guardi il gioco, è interessante, sì. Vito, non si preoccupi. Vabbè, non pensi ai suoi problemi, evada come facciamo noi. Evada, questo è il momento proprio di lasciare ogni problema fuori. Vito, quando noi giochiamo a questo gioco, evadiamo dai nostri problemi. Esatto. Ok. Io ho messo tutto full screen o Discord, così non vedo le teste di bravo. Bravo, perfetto. Evada, Vito. In futuro evada. Se mai dovesse succedere qualcosa, lei deve evadere. Non sono arrivato nemmeno alla cifra. Sono nel negozio. Vito, evada. Questa non è zero, invece sì. È perfetto. Dai. L'ho preso. Sì, così sono venuta a chiamarti. Delle birrette artigianali, niente di troppo greve. Sono stata brava. No, aspetta. Vai, Livio, non pensavo che eri un attimo assentato. La brambina la posso fare io? Giura. Assolutamente. Ok, perché c'ho proprio... Ce l'ho. Perfetto. Vito, faccia Laguna, lei. No, Ellie. Bravo. Molto attore anni 80, bello, tipo bellissimo, tipo Baywatch, no, bello. No, ma che cazzo scrive? È pericoloso venire da sola. E se ti attacca un mostro, scusate perché se leggo per prima solo una volta mi è un po' difficile riuscire a leggerlo bene. Vai tranquillo. Se ti attacca un mostro... Ragazzi, chi sta a fare ragazzina? Vi bagniamo, quindi... La faccio io la ragazzina, posso farla? La faccio io la ragazzina. Va bene, Leo. Ma sei educati, oh già.
Mi dispiace, ce l'ho, ma l'educazione non l'avete mai avuto. Vai, vai. Livio, faccia parlare Don Vito. Basta leggere la chat, ti prego. No, stava leggendo Laguna, Don Vito. E Livio, si calmi. Don Livio, ormai. Diavolo. No, stava ormai rispondendo. Don Livio. La Junction. Basta, andiamo avanti. Questa è saltata. Vada, dobbiamo Livio. Richiamarlo a Tom Berry, Don Vito. Ma il negozio è qui di fianco. No, Vito, Livio. Per favore, non si è... bellissimo. Rifallo, rifallo, rifallo. Ma il negozio è qui di fianco. Spettacolare! A me mi mette ansia. Bravo, brava, c'è proprio il coso vocale. Manda un paranoia. È pericoloso lo stesso. Ma io faccio così. Guardi che fa Don Vito, che bravo. Bravo, Don Vito! Non guardi la live, guardi su Discord. No, sto facendo, sto prima leggendo un pezzettino, se no poi non riesco a farlo. Ma ti sei impallato, Laguna, che è successo? No, stai zitto, Livio. No, no, Ellie, la bambina. Sbrattissimo, che è una cosa mia. Solo zucchetti. Sa tutto tranne de birra quella, sì. L'altro fa male. Vabbè, scialla, vada, Vito, vada. L'ho già fatto, io una volta soltanto. Lo rifaccio, non l'ho sentito, Vito, vada. Ah, minchia. La professionalità si paga. Sì. Ellie è una bella bambina e ai mostri piacciono le belle bambine. No, mi dissocio totale. No, ma che tipo di mostri? No, Vito. Livio, mi dissocio, Laguna, ma cosa dice? Livio, cosa ne pensa di quello che gli sta dicendo Don Vito? No, cioè... campionate lì, Don Vito che dice io sono le belle bambine. Costernato. Sono scandalizzato. Così sta scritto. E mica un gioco serio come Serious Sam. La cosa mi turbò molto. Oh, cringe. No. 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 Vada, Vito. Vai, vada. Vito. Se ti prendono, sai cosa ti fanno? Ti succhiano il sangue. No. No, greve. Questa è una cosa. Sta parlando delle tasse. No. No, no, no. No, no, no. Sta parlando degli agenti di Equitalia. Se ti prendono, sai cosa fanno? Ti succhiano il sangue. Vado avanti, vado avanti. Scusa, volevo il microfono un pochetto. Guarda che sto cercando di entrare nella parte del personaggio, quindi... Continui, Don Vito! Okay, no, leggere prima... È una riga, Don Vito! Non capito, non clicchi, sì, ma devo leggerlo prima per leggerlo bene, sennò poi succede che la gente dice te non sei leggere. Ma che cazzo te ne frega? Lei deve... velocità, oh, Vito, se le posso dare un consiglio, lei deve smettere di pensare alla chat. Lei deve fare... se stesso. È vero, siamo in una chat e vaffanculo la chat, ma in senso buono. Testo questo, lo fanno apposta per triggerarla. E lei gli è da proprio vinta educati. Così. E se succedesse questo, lo zio piangerebbe. Bra! Perfetto. Ma no! Più sofferto, Livio! Io chiamo lo zio Laguna e lui viene subito, vero? Bravo! Sei duro, lo Vito. Succhiare, venire. Un po' di. No, Vito, ma dai! Ma per una volta che non c'erano doppi sensi! No, vi ha detto. In otto frasi c'erano doppi sensi, questa era tranquilla. Sono veramente indignato. Aspetta, Ellie! No, scappa, Ellie! Fuggi! I vigili! Ellie, sta arrivando Don Vito, fuggi! La principale! Eccolo, no, niente, finita. Aiuto, mi vuole prendere! Vai, Livio. Che cacchio è Lione? È sempre Ellie. È lei. Perché mo si chiama Lione? Perché Ellie è il diminutivo. Il fenomeno. Mo okay, adesso. Ok. Ma so io che strillo, scusate. Cerco di abbassare. Sono stata brava. Sì, brava, brava. Ok. Papà e mamma di Lione. Anche oggi il Lione ha fatto la brava. Ah, lui sta parlando alla foto. Sta parlando alla foto. Perché lui comunque l'ha un po' adottata questa bambina. Esatto, perché i genitori sono morti, piccoli angeli. Ma è storia. Giusto? Sua. Eh sì, sempre orfani. Giusto? Sempre gli orfani. Per quello deviano una cifra queste storie poi giapponesi. Poi soprattutto giapponese. Sta storia, ma andiamo avanti. Sì, ma i giapponesi sono così, vanno avanti di se cose che... O di perversioni o di se cose sentimentali. No, perversione no. Ah, no. È vero. Sì, un po' sì. Cioè, tutti i manga, tutti gli anime. Ecco, ma questo è il paese, questo è Santeramo. Questa è la piazza principale. Ma nemmeno ricordo Santeramo. No, a parte le cazzate, sembra un paesino, no? Italiano, con le case in pietra. Eppure figo. Beh, oddio.
A me ci stanno delle case in pietre da me che reggono i terremoti, che è una bellezza. Però grazie. Sono queste case. Ah, ma qua ci attaccano pure. Cioè, ci stanno i mostri, tu devi fare la ronda adesso. C'è sta pure un minigioco dentro la chiesa. C'è sta pure un minigioco. Ma stiamo a morire, cazzo. Ma che ci fanno? Che ci fanno? Che ci fa quel verme? Cioè lei. Da fuori a Balam, ti ricordi? Che dice sul verme, Vito? Pozione. Bravo. Non devi leggere quello. Pozione. È partito, Vito. Si è imparato. Allora. No, io ho detto che il verme assomiglia come a un mio Ethers. Come Vanigio che leggeva Laguna. Il SEO. Che taglio. Pure Vanigio ha fatto. Però mi sono tagliato. Era simpatico. La voglio. Un salutone comunque a Vanigio. Prima Vanigio. Il socio. Vabbè, io solo dire che ha fatto il miglior cosplay dell'Usilane che abbiamo visto. Bello. Che è successo a Vanigio? In che senso l'hanno bannato? Nulla. Attenzione al SEO. Poi me lo spieghi in privato, perché mi dispiace, mi è simpatico. No. Guarda, signor Vito, stiamo chiamando questi che tirano le palle de fuoco. Airflame. Si chiamano GF e li stiamo nominando come i personaggi del Cerbero Universe. Questa era Flame, visto che ha tirato le fiamme, era Flame, capito? Anche lei avrà un nome. Però. Anche lei avrà un suo tipo Pokémon. Famo così, va. Mostro, okay, mostro che spara roba. Buoni. Eh? Come? Sono da parte dei buoni, però. Sì, sì, sono tutti buoni. Assolutamente. Saranno tutti buoni. Li usiamo noi anche per, se le... per vincere. Ha del villain lei. Vito, lei ci viene a non essere un villain. No, io sono sempre stato dei buoni. Siete stati voi che mi avete fatto di No. Don Vito è tipo The Punisher. Non è mai stato un villain, un antieroe, diciamo, capito? Cosa vuoi fare? Si sente un dio. Vieni qua, bella bambina. No! Ma che cazzo dici? No, da lei non me l'aspettavo, eh. Ci dissociamo. Vito, lei è un coglione e da un suo canale. Ma che dice? Ma che, non sono mai... Solo una volta sono stato sospeso per un giorno, ragazzi. Curato? Eppure perché stavo giocando a un gioco horror e stavo... Disperato! Offendendo. Era una citazione. Come diciamo l'altra volta, tutti che tecnica, lui tira bombe, spara. Maschio. Mi ci ha mandato un palestra, per dite. Lui è andato in vedi che bomba. La skill di Laguna è andare in armeria. È una bestia Laguna, è una cifra pro Trump. E poi me ne ha come un fabbro. Si è proprio Trump lui. Sì. Soprattutto dopo. Beh, almeno basta far fare pace pure questo con i coreani. Cosa? Vabbè, ma che cazzo sta perché ma lei ogni frase. Ma lei è un esperto. È un motivo di ban ogni frase. No, fa pace con i coreani. Ai coreani. Esperto di geopolitica. A me che fuori del nord, sì. E che poi si sente un po' quando parlano loro lì che urlano. Madonna quanto è bella sta musica e sto luogo, sta location. Bella, bella, bella. Ma più che altro ci stanno i mostri in mezzo alla città così a caso? Sì, esatto. È come a Santera, ma è così, Vito? È vero. Livio. I zanzaroni. No, non è così, a Santera. Vito è stato temprato. A Santera, a Santera. Ma più che altro... Come metto tutti i GF a lui? Livio, più che altro hanno lasciato la bambina fuori. Il ruolo di Laguna, infatti, è proprio dare la caccia a sti mostri, fare la ronda, capito? A Sant'Elmo c'è una vige una legge tra, anche tra persone straniere, che se uno fa qualcosa che non dovrebbe fare, persone straniere non si fanno scrupoli a dire là sta quella persona che ha fatto quella cosa. Ma che sta dicendo? Ma non lo so, perché niente, lasciamo stare. Ma che discorsi filosofici sta facendo lei? No, che nel senso che non è così che ci sono i vermi, anzi, ci sono dei vermi che poi vengono arrestati. Vengono arrestati, ma che non è così. Non è come a Roma che. Io moriremo! Mi sta ipnotizzando, Don Vito, sto morendo. Sto morendo. Faccia il desperato. No. Vabbè, però sei avvelenato, sì, devi stare poi desperato. Pozione. Non lo so, raga, non gioco da giorni. Era un attimo. Era un attimo distratto, sono solo. Vabbè, cioè... ha usato Siren, stai a fare di GF. Ma perché non è morto? No, viva appiccicoso, no, Vito, no. Madonna, è proprio Caterpie. Vito, perché lo sta facendo? Vedi che mossa. Ma che c'entro io? È mica sono un haters che sta in chat che sono fan. Scusa. Ma sì, T'ha stoppato, sei morto. No, però qua non sei morto. Qua può, cioè, a quanto pare può. Perché sto solo. Stoppasse. Comunque. Beh, momento, mi attacca. No. Il primo in game over. Io voglio dire la sorella Homerk. Non vedo questo è perché mi ha distratto. Ma perché parla tutto il tempo? Non capiamo, non riusciamo a sentire i nostri pensieri. Che l'hai mancato e non fare i vermi non li arrestano. Ma che discorsi sono? Niente.
t'ha mozzicato la capoccia, buchi in testa proprio. Scusate, raga, mi sono distratto. Questo è il compito della chat. Hai visto un haters in chat ha vinto. Game over, il gambled è spezzato. Non l'abbiamo mai visto. Eh no, in live no. Molto poetico. È crashato perché è inconcepibile che Sì. Scusate ragazzi, ma se c'è un autosave recente. Ma che c'entro io? Mica sono sfigato come a te. No, vabbè, mi devo curare semplicemente. Ho fatto tre combattimenti. Siamo arrivati a tutto. Sì. Vabbè, questo lo famo rapido. È la fine più CD. Sì, ora che è nudo perché hai 12-13 anni. Che fai fighetto che hai 12-13 anni. Però meglio. A sto punto vai su. Ma c'è sta Andrea Sid. Andrea. Ti aveva detto non andate a destra, in effetti. Mi spieghi? Ma è vero che può far minigioco? Era nel terzo CD, sì, il minigioco dell'armatura. Mi ricordo c'è sto minigioco. Andrea, esci fuori. Non andate a sinistra. Ha visto un video, se n'è andato, Andrea ha detto. Ah, ecco. No, c'è. Io adesso sto qui, quindi non ti cago, Andrea. Adesso ti manco, Andrea, pezzo di me. Quando stavo là a vedere la chat, ti manco, Maledetto. Che devo fa? Devi parlare che hanno sparato in casa. Sì, ti hanno rompete le scatole. Perché Educazione, se volete l'educazione, la mia lettera. Titole deve essere proposito. Io la butto fuori. Alla prossima, io la butto fuori. Educazione. Leggi la chat, vedi se ci sta andata la mano. Ignorali. Ma è impossibile ignorare delle teste di cazzo. Ma più gli fa così, e più gli rispondo. Ma non la leggere, non la leggere. Ma il fatto che i moderatori non bannano queste persone. Voi non avete una chat pulita come la mia. Io la prima cazzata che succede nella chat, nei miei confronti, nei confronti degli altri, vengono instant perman bannati. Che cazzo. Oh, torna nella camera della Laguna, simile energica. Ma almeno sospendete per 7 giorni. La camera iniziale. La sanità. Ma non è che ci vuole quello per fonti nascoste, Andrea? Che schifo. Ma l'hai messo incontri meno 50%? No. E mettilo almeno questo. No, però l'avevo messo. Avevi messo? Cioè, ma non so se ce l'ha lui. No, non c'è. CF magari, c'ha non Diablos. C'ha più Diablos con lui. Non è censura sovrasterza. Vito, questa palla. Se uno dà fastidio, viene istantaneamente bannato da me. Vito Siena contro live. Vito faccia palla perché ha la chat. No, nel senso, come uno ha detto, ma tu mi hai bannato sul mio canale. No. Per scherzare, quando io ho stato un tuo amico, abbiamo detto che se ho fatto. Gli abbiamo fatto battute su di lui dicendo che sei stato tu. Grazie a cazzo ti ho bannato, vuoi di fa? È imbannabile, sì, dico. No, così che. Perfetto. Ma. No, Mazzerzeo. Eccolo, distrutto. Che ne pensa, Vito? No, io mi dissocio da questa censura. No, e vabbè, ma... Ma devi ignorarli, comunque, secondo me. Allora, mi metto Diablos. Adesso vi facciamo vedere un attimo come funziona il Junction. Lei... Il Junction! No, perché prima Vito mi ha detto che è molto interessato sul funzionamento dei Junction. È vero. Il Junction! Voleva sapere per filo e per segno come funziona il Junction. Perfetto, ma allora è nel posto giusto. Ma è interessato. Questi sei CF, guarda. Sì, infatti, non mi ricordo bene come si fanno. Siamo arrivati al secondo CD, ho giocato 2 minuti. Daglieli tutti i CF. Oggi mi rimparerò un pochetto. Guarda, Leandro, Delfina... I fratelli Merrino, Liccardo e Zenzi. Era Leandro Diablos. No, era Liccardo Diablos. Diablo è Liccardo. Ok, Leandro Don Vito. È Quetzal, ovviamente. Leandro è Quetzal, no? Ah, è vero, Liccardo, ok. Vai. Tanto mo arriva Kiros. Grazie, ragazzi. Vabbè, qualcuno, arriva Marra. Qualcuno mettiamoglielo che ci dà. Sì. Mo come lo metto? Lui at. Simone, la falsi laugh di Don Vito, okay. Quando ti chiedono? La falsi laugh? Mai, non è degno. No, Don Vito, no. Degno di un secondo del mio tempo. Mi dissocio. Ma no, questa è vera. Come si sta comportando problema. Questa sera? No, però così no, Don Vito. Un cafone. Ok. Allora, io ora lo chiedo alla chat. Facciamo un poll. Ora farò un poll in chat. È fruttatissimo. Aspetta, Vito, aspetti, Vito. Il poll è su di lei. Allora. Facciamo con ogni porta che esagera un minuto di yogurt, ha capito, ragazzi. TV, un minuto di punizione. Che stai a fare? Il poll. Mamma mia, ho visto tutte cose tipo hacker. Sì, ma non con sta velocità. Hackerman. Smutiamo Vito. Smutiamo Vito, sì.
Aspetta che forse mo ho capito. Oppure no. Arambe. No, no, no. Inizia... adesso di smuta per forza. Inizia il poll. Via! Hai capito il leone... E si sta avvicinando col 42% mai, è superato dal 9%. Greve, Don Vito. Mi dispiace, questo comunque è un voto democratico. Sì, infatti. È la chat. E alla fine la verità è comunque dobbiamo accettarla così com'è, è dura, ma... La chat, se facessi il poll mutato e noi tre farebbero sì. Sicuro. Però è l'altro discorso. Poi lo famo, cazzo. È vero. Ma aspetta, perché io lo sento, voi non lo sentite. Esatto. Oddio, Livio dice Livio, poco. Ci traduca, Livio, diccelo tu. Traduca. Diccelo. Livio, in tre parole però, Livio, in tre parole. No, aiuto. Sto impazzendo. In tre parole. Sembra quei video che non dico di chi, di una volta cioè, quando si scaldava e poi chiede se lo lasciamo perdere in Germania. Cosa ah, dire? Oddio, ha vinto il no, ha vinto il no. Greve di poco, però, Potevamo mettere una bella lotta. Potevamo metterci l'audio sotto. Livio, cosa fai? Livio, cosa no, non... Un riassunto veloce. Io aiuto, no, vabbè. In tre parole, diccelo. Che ha detto? Diccelo in tre parole. Allora, aspetta, allora, dice. Dice ok. No. Ok. Non c'era ok, dice. Sono troppe informazioni, sta parola. Però troppo, devo dire frasi veloci. Allora, ha detto, di a quelle tre teste di cazzo di andare a fare in culo. No! Non è vero, secondo me. Io mi dissocio. Ah, no, quelle tre. Ha detto quelli in chat. Non li guarda! Chi ha messo che figata! Chi ci ha messo? Ma sei in grande. Che figata, guardalo, che bello. Ma io sto fa un discorso di 40 minuti che magari ha scoperto la cura dalla polio. Se mettiamo il green screen nel collo posso abbracciare. Ha detto che non serve che lo cacciate perché adesso se ne va lui perché non avete l'onore di vederlo. No, dai, lo vedi. Sei il mio mini me, Don Vito. No! No! Tradotto, andatevene a fare. Dai, solo dai, ricosalo, dai. No, ora ti smutiamo, Vito. No, Vito. Piccolo angelo. No, Vito, stavi a doppia benissimo. Però non devi parlare tutto il tempo, Don Vito. Non sì, te devi cazzacacia. Allora, mi bannato Overek, mi sta dando del camorrista a quel... No. Ma lui ce l'aveva... Don Vito, ma lo vuoi capire che tutto quello che... Lo fanno perché gli dai retta e vedono che gli... Che maleducate, io no, io ho insegnato, io ho l'educazione in confronto a loro. Io da qua non voglio stare con quello là, lui ne ha sentito. Io ho fatto pure male, io l'unica cosa, l'unica parte in cui mi troverei bene è di sicuro Camorrista a caso. Di sicuro là almeno non mi offendeva la chat. Ma come Zebotta? Con comunisti del cazzo, dai. Io me ne vado perché la chat è troppo maleducata. No, Don Vito, no. E noi non ce la faccio a stare con degli abbotti così. Sta facendo un ottimo lavoro, Don Vito. Non se ne vada, Don Vito, no. Imbruttisce al nickname, imbruttisce. Alla prossima, anzi, a mai più rivederci. Non credo che in sta chat del cazzo mi rivedrete. Ma sì, ma te lo fanno apposta. No, Don Vito, no. Devono essere educati. Per quale motivo quando vado io da altre persone non offendo gli ospiti? Eh? Perché sono una persona educata? Ma nessuno qua è tutto goliardico. Non andare via. Ma perché scusa? Quando vai al Cerbero non ci stanno i trollini pure là. Sono trollini. Sì, ma l'ha fatto. Non è un troll, è maleducazione. Questa cosa per il suo futuro. Che dobbiamo fare? Sono trollini, li devi ignorare. Se tu te incazzi, domani ne avranno 4 addatte del camorrista e mi dissocio, hai capito? Cioè, e tu te incazzi 4 volte. Se lo fanno io stavolta parto con la denuncia fatta. Siamo gli amici avvocati. Ma che cazzo te fanno? Che denunci, vida. Ah sì. No, denunci, questo è diffamazione. Sì, è come se io che non mi scopro la madre degli di questi qua. Ma non dicono che non ce l'hanno. Ho capito, sì, ma arriva uno da del camorrista, ma è diffamazione, ma chi ci crede? Ma tu pensi che la gente pensa... A parte che vive una città di merda, che ogni qualcosa che ci sia di negativo è quello per loro. Ma sì, così sbagli, capito che te voglio dire? Così alimenti questa roba. Se tu ignorassi elegantemente, fidate che diminuirebbero sempre di più. Qualcuno rimarrà sempre, ma ci rifà il callo. Se vuoi rimanere in sto mondo, ci rifà il callo. Più dai retta e vedono che t'arrabbi.
Vabbè, io non cacco più la chat, perché è inutile caccare. Bravo, parla con noi. L'hai detto 20 minuti fa, cioè. Però. Segua Final Fantasy, lo segua. Dai, guardate che stavo ancora qua a merda. Madonna, la cazzo. È un ragazzo decentemente in confronto a qualcun altro. Oddio. Okay. Niente. Non ce la fa. Un secondo dopo già li stava a parlare. Sì, ok, Rain. Vai, andiamo con sto cacchio fino al Fantasy. Dai, no. Oh, c'è Rain. Porti rispetto. Hai capito il leone? Vai, fai il Rain. Anzi, ragazzi, scusate, non funziona. Ecco. Ora da brava vai a giocare in camera tua. No, mi disco la scena. Grazie. Circento gruppo di autoaiuto. Che ha detto? Non lo so, aiuto. Si è arrabbiata. Ah sì. Oddio, pare carina Livio con sta voce, guarda. Vai, Don Vito. Perché non hai mantenuto la promessa? Ma vedrai che le passa. Raguna, non mi passa proprio per niente, capito? Si è arrabbiata. Si è arrabbiata? Un po' più di pathos, capito? Vabbè, sto facendo l'uomo serio, nel senso, mica è un... Ma Laguna è un coglione. No, mi dissocio. È simpatico. Già che usa le armi da fuoco, per me è simpatico. È un goliardi. Oh, attenzione! Chiunque usa armi da fuoco è una brava persona. No, fallo te, vai. Ma oddio, in America non è per caso cattivo. Come va la cruna? Chi cazzo si... cross? Guarda che addominali scolpiti. Ci stava all'inizio, chi? Che figo, chi è? No! È un dopato, no, è un amico dello zio. Ha un vestito strano, ma non è cattivo. È Shazam Tarocco, però, quello, dai. È Shazam Tarocco. Ecco, Kiros. Vai, parlaci. Stai bene, mi sembra. E poi è fatta a parentesi tonda, guarda, sta proprio... Sì, è tutto... Un po' saggioggio. Anche tu, vai, Don V. Okay, si è frizzato. Sono i tempi radiofonici. Anche tu. Ma il tempi radiofonici che è? Mica il cervo questo. Ehi, quanto tempo è passato dalla nostra grande fuga da Centra? Da Centra? O da Centra? Non no, so da Centra. Giusto, giusto. Quella grande fuga? Io la definirei più una fuga pietosa. Creve. È quella che... Infatti. Anfatti, però ho detto. Anfatti. Ok. Anfatti. E dubbi questo. E quelli andò se tuffano, no? Che abbiamo giocato. Sì. Che saltavano giù da. Dove Ward perde la voce. Che è vero. Che sartevano. Che sartevano. Dal Teveren. La grande figa, dicono in chat. Magari. Chi? No, la grande fuga. Vabbè, sì. Ma non l'avranno nemmeno visto. È passato un anno da allora. Figa, però, vabbè. No. Che succede? Che? Sono stato a letto per più di 6 mesi. Con le madre mie etters anche no. Di più di 6 mesi. Avevo le ossa a pezzi. Invece le madre mie. Infatti l'hanno salvato dal villaggio, capito? Dopo la fuga. E io ho dovuto badare a lui. Grazie per esserti presa cura di Laguna. Sempre. Ma quando le sigarette ti fumi per questa voce. Dopo un mese le mie ferite erano guarite e ho iniziato a cercarti. Con la mia posa plastica a culo pizza. Perché? Oddio, scusa, ho saltato. C'è il toppino, è vero. Ho lasciato l'esercito, era noioso. Greve. Senza te come buffone, grevissimo. La mia vita era noiosa. Greve. C'era una cosa, eh? Ma sento un po', come quelli che devo sentire a chat. Ma guarda che da quando sono qui ho messo la testa a posto, come la chat di... Basta! Costa chat, basta! Avvelenato proprio. Io me ne vado! Non faccio per far triggerare ora loro. Io sto facendo la stessa cosa che ma stanno facendo loro. Ma non si triggerano, se tagliano! Perché tu gli dai importanza, o devi capire. Però andiamo avanti. Vabbè, è vero. Parli, che... Parli, legga! Le cazzo ti danno sempre importanza. Io, vero. Però ti capisco. No, era Don Vito. Oh, allora... Cosa vuoi chiedermi? Non sto sbagliando. Vediamo. Come sta Ward? Luca Ward! Ciao Luca Ward. Come stai? In effetti! Parliamo dopo. Ma lei è un mematore! Come sta Ward? Cazzo, Ward che ha perso la voce, pesante. Anche Ward ha lasciato l'esercito. Fortunatamente ha trovato un lavoro.
è sempre molto impegnato. Come doppiatore. Esatto, infatti, a poi Luca Ward è quello è diventato muto. Che poi non lo dice che non ha più ripreso la voce. Fa il paesaggio quando c'è il silenzio. Che cosa fa? Doppia lui. Lavora alla prigione distretto D. Mazza, quello è distretto. Grazie. Bene, io conosco però il punto G. Che cazzo c'è? È un è un cringe master. Non sembra un lavoro che fa per lui, ma mi fa piacere che sia. Uno che dice questa frase proprio non ha la minima idea di dove sia il punto G. Dov'è il punto G? Ce lo dico. Solo per averla. Ce lo esplichi. Sono fatti me, eppure se fosse. Sa solo lui perché ce l'ha lui, capito? Sono fatti miei, non parlo lei non ha il punto G, non parlo delle mie parti intime. Dove tu non hai spalle, tu tubi, giusto? Ma questo è bellissimo. Non hai spalle, giusto? Cosa? Non hai sorelle, giusto? Greve! No. Sì, ce n'ha tre. No, Dio, che vorrebbe dire sta cosa? Perché chi ha delle sorelle quindi sa dove è il punto G. No, è una battuta, non hai capito. Volevo fare la battuta su sua sorella, giusto che non ne ha, tua sorella ho visto, nel senso. Cosa, Vito? La solite battute. Lascia la battuta dal letterone sta. Ma tua sorella, no? Ma Vito, guarda, lei si vergogni proprio. Ho un fratello omosessuale, Vito. Per quello l'ha detto. Vabbè, c'è il fratello più piccolo, no? E uno è lo cazzate. Due, è vero. Due gemelli. Tutti maschi che pezzo ha fatto male. La voce non gli è più ritornata. Ah, vedi, lo dice, è presa male. Che ha perso la voce, Ward, ricordate? Sì. Però se lo guardi in faccia capisci quello che vuole dire. Per una... Non si capisce se per gli orrori della guerra o per la ferita alla gola. Come... Tipo. Sì, infatti, perché tipo... Per il trauma psicologico. De Botto ha smesso di parlare. È come se Rubino smettesse di parlare. È incredibile. Dobbiamo capire quello che vuole con le espressioni facciali. E lavora al gabbio, lavora... Uccisbello. Più faccette, servono più faccette. Posso scureggiare. E se capivo... Quel piccolo mentegatto poi... del merda in coma. Capisci? No, è una citazione a Boris. Boris, che la bambina che parla solo con me. No, comunque, guarda, parla solo con me. Il povero Rubino aveva scelto Ward come personaggio fisso che voleva doppiare. No, era Livio. No. Che fatto ah, era Livio. Ah, mo doppia solo quello. Mi ricordavo che era Rubino. Doppio solo quello. Allora, no, cosa vuoi chiedermi? Il gladiatore Ward. Che non sa nemmeno cos'è quel gladiatore. Di Giulia era quella che suonava il piano, esatto. No? Eyes on me. Vediamo come sta. La canzone Eyes on me. Vabbè. Guarda com'è. Giulia, come sta? Quando è emozionato, tattaglia. So io. Vai. Ma che a te appena gli hai messaggi ti hai in culo che ti ha. Ma è Vito. È Vito. Ma che cazzo dico? No, scusa, io pure ero tornato a cervello l'altra settimana. Vai, Vito. Giulia, come sta? No, deve fare che come, rifaccia da capo. Bravo. Ah, Giulio, come sta? Bravo. Un po' più ti do tempo fino al 30 che poi me ne devo andare. No, dove va, Vito? Un po' più kawaii intimo. Come sei acceso? Fai Giulia la cantante? Ah, cioè, beh. Io ho tutti i CD. Ma veramente non va bene sta cosa. Sì. Laguna ammira molto, ammira Giulia. Ammirava. Scusate. Vai. Laguna ammirava Giulia e quando poteva. E quando andava poteva, a vederla al club. Ma ce la puoi fare, Marco, ce la puoi fare. Smetti, hai detto abbastanza. È glaciale. Comunque, ragazzi, me ne devo andare che ho degli impegni. Ma va, che devi fare? No, non vedo. Ma quali impegni c'hai? Devi andare a rintracciare, ma sono offeso. Leggo bene, devi andare a rintracciare. Quello deve fare. Quello no. Che cosa? Deve rintracciare che l'ho offeso. Così messo male. A scavagli IP. Deve andare a fare le querele. Che va tipo... Devi chiamare Vittorio? Devo fare un'altra cosa io, che non sto qua a dire. Poi mi devo preparare domani per la maratona. Queste cose no, Vito. Si apra con noi, che deve fare adesso? Devo rancare, ok. Grande! Immaginate la ragazza che ma sta su là. Dove? Io dove? So boomer, non so che significa. Che vuol immaginate dire? La pischelletta. Le classifiche su Hearthstone. La ragazza che ha rimorchiato. Su Hearthstone, lui è. Don Vito ha rimorchiato sta ragazza che sta lì pronta e dice: vieni, prendimi, Don Vito. Ma lo vedi che lei sei uguale a Davide. La guarda negli occhi e fa: io devo rancare. Devo rancare e si tuffa giù dal balcone. Devo rancare, amore.
Mi dispiace, guarda, l'ho detto così. Guarda, però, bello mio, che ci stanno campioni italiani del mondo di essere. Senti, non mi interessa. Mi hai deluso. Devo fare una domanda. Don Vito, mi hai deluso. Che ne pensi di quella pagina che ha pubblicato la fake news che tu avessi il COVID? Ma era un fotomontaggio o era una pagina che realmente ha fatto quella cazzata? Non lo so. L'ha fatta veramente. A me mi è pervenuto quello screen. Querelli tutti. Ok, chi l'ha fatta? Alla è madre che aveva preso il COVID, e di sicuro la madre non ci avrà avuto. No, ma non parlare di lei! Di sicuro la madre, e lui trova un modo per fare un discorso. Vito, ti arrabbi troppo. Potresti cavalcare il meme, ma ti incazzi. Ma perché la miseria. Che c'è di male per il COVID? L'ha avuto anche il suo idolo Merluzzo. Così è troppo. Prenditi, pure a proposito di Merluzzo. Pure voi, quando è che siete andate? Ma Merluzzo, avete visto come sta di qua di là? Quel coglione, non sapendo nemmeno voi che aveva preso il COVID. Però poi, appena avevo detto che Merluzzo aveva avuto il COVID, automaticamente Mr. Mar va a mettere like alle ultime tre foto che aveva postato. Mamma mia, gli ha messo like dopo che gliel'ha detto lei. Che c'entra Marra? Complotto. No, perché? Nel senso che voi fate battute, scherzate su questa cosa, ma ci sto gente che è morta realmente. Ma chi ha fatto? E non si battute? Può scherzare. E dai. Ho capito, fratello, ma ma chi gli ha fatto niente di male? Si chiama Black Humor, è il Black Humor. Il Black Humor, ma ci serve un certo limite. Però se vedete che a me non mi piace scherzare, perché questa però era un po' un'argomentazione che basica. O perché avete la madre che fa il lavoro più anticalmo. Ma basta con il sessismo! Se ne va. È andato, via la notte, andiamo avanti. Vabbè. Un saluto a tutti. Io mi devo andare a arrancare, okay, ci vediamo nella prossima live, non qua da Chitano perché la chat non ma è cosa? Ma la chat ha seguito lei. È andata male proprio. La chat di Chitano è tossica. A me dispiace. Spiega come quella del Cerbero. Non è che siete diversi da Chitano, nel senso. Ma non si mimichi la gente. Vito, se ne vada a fanculo, veramente. Io bene, come i suoi fan tossici, caro Tutubi. Ma vada via. Veramente vado via senza problemi. Prendete meno. Un secondo di più stare qua in questa live non credo sia l'ideale. Cioè, trovo di meglio e sta di meglio. Greve! Ciao, Vito! Era meglio che continuo a vedere lo streamer che stavo guardando prima. Almeno lui fa qualcosa di utile ed è più educato di voi. Ma penso che io voglio Ma io voglio bene. Che abbiamo fatto noi, Don Vito? Trono non c'entra nulla. Ah, e quindi io sì. Grazie, ma... E perché io c'entro? Perché la chat è tua, è tossica, peggio quella del ma a me non hanno mai fatto nulla di male, è solo... Guarda, perché sei comunista? Io mi defilo un attimo, comunista! Io sto a pezzo solo qui, ragazzi. Punto. Comunista, cosa? Ma allora pure il trono doveva prendere. Ma che c'entra? Il comunismo! Se la prende con me perché sono comunista. Ma cosa hai detto, Vito? Ma perché hai urlato comunista? Me la prendo con te perché è una chat tossica fino al midollo. Perché i comunisti di solito stanno nelle chat di Twitch, è pieno. Ma per quale motivo? I comunisti! No, per quale motivo voi criticate sempre... Io sto cercando di metterla a testa in giù dall'inizio della live. Ma no! Come si fa? Prova a fare una cosa del genere e ti faccio una querela di quelle mai viste. No, non si può, non ci vuole assai, basket capovolgi, la schermata non ci vuole assai, Oh, già è vero, sì, sei in grado, capito, di fare. Però cioè, abbiamo sempre fatto delle live tranquille, senza flame, senza niente. Sei arrivato te, hai fatto il casino. Cioè, stai perché picciato, non si comporta bene. Chi ti frega? Ma cosa ti... No, ma poi sappia pure con me. Ma a me mi dissa la peggio gente. Ma senza... pure a me. Cioè, litiga con me senza che io faccia nulla. Di chiunque. Sì, Vito. È una live tranquilla. Però muovi che sta iniziando a capire. Vito, io ti capisco, ogni tanto mi arrabbio pure io con la chat. Scusa, Don Vito. Ma tu devi dire una cosa e poi lascia andare, perché tu devi fare lo show tuo. Tu non puoi permettere che la chat ti precluda la live, nel senso proprio te rovini la live, che ti metti basta, a parlare solo con chi odi. Capito? Donna, devo... parlo io con te. Cioè, tu non puoi permettere sta cosa. Tutti. Capisci? Se poi ti chiudi e offende tutti quelli della chat, uno, ne arrivano il triplo il giorno dopo. Due, non fai il posto. È come se Mike Buongiorno, uno del pubblico, gli fa stronzo e lui si mette a fare tutta la puntata. No, che mi hai detto stronzo. Ma sì. O capisci che... Sì, non... ma poi lo capisci che non più ti arrabbi, più la gente ci gioca, ma... proprio perché ti arrabbi. Se la... Aspetta, l'ultima cosa. La chat starebbe zitta perché tanto ma tu non credo. Rispondi. Ma secondo te hai invitato perché tu litigassi con la chat o perché dovevi giocare a Final Fantasy con noi? Io non pensavo che tu che andassi a finire sta maniera.
Cioè che te sei incazzato pure con me. Vabbè, è ma ovvio che... vabbè sì, ma c'è sta l'incazzatura ogni tanto. Ma non che te incazzi così tanto. Io capisco pure che magari è un po' di tempo che te lo dicono. Però se tu con questo atteggiamento tu alimenti solo la gente che viene. Oh, vi vedete che questo si incazza se gli dici il Covid, capito? Sono felice. E poi magari dici anche cose bannabili. Hanno una vita asociale, hanno una vita come un posto di assessuato. Ma capisci? Continua a offenderli. Questi non hanno nemmeno scopato, non hanno nemmeno visto la figlia. Questa non l'avete mai vista. Così, così se stanno tutti a ride quelli che ti offendono. Se tu gli, se tu gli offendi. Vieni a vedermi in faccia, altro che Vito Pavito. Questa facciamo un uno di guarda Vito Pavito, facciamo un pugno. E fa è tipo neanche nell'Ottocento. Coi pugni così. Ah! Sono pronto a procurare tensione. Don Vito è un Pavito. Guarda, però io ti voglio bene perché sei ti voglio bene pure io. Z-I-O-N. Cioè se io tutta la chat se la vedete in già lapsica che bello sotto tutti. Maschio. Guarda, io un po' ti capisco perché pure io all'inizio Twitch me la prendevo, però poi ho capito che. Che devi fare? La gente no, c'ha le mani, c'ha la tastiera. Un conto sono le critiche costruttive, un conto è che ti dicono che c'è il Covid. Ma tu veramente t'arrabbi? Cioè, come se arrivo io e ti dico, oh, tu sei un eschimese. Cioè, che cazzo vuol dire? Di un migliore amico mio che è morto, ok? Ho capito, sì, ma non buttare le robe personali su Twitch. Non dare. Cioè, la gente che ti trolla non se lo merita che tu dici no. Tu devi lasciar perdere, capisci? Devi ignorare. Allora, io voglio. Perditi, io spesso nella mia live. Vai, io cerco di fare una chat. Con questa musica psicologia bellissima. Nella mia live, le persone che fanno le cazzate vengono instant perman bannate. Ho capito, ma non, tu sì, guarda, ma solo da te, perché da tutte le altre chat non succede questo. Magari vengono dai mattati, tu non puoi bannare una persona se poi te gli dici 10 volte tanto. Sì, infatti. No, si deve stare zitto, se deve meditare, anzi deve pure dire grazie di averlo offeso, si deve stare pure zitto. Ma no, ma perché li stai offendendo pure vabbè, te? Vabbè, ma allora stai fuori da testa, sì. C'è un conto tipo lì. Ma se ragiona così, ma stiamo di magliare, perché qua sta... Poi non si può più fare. Dice, sei un comunista, sei un comunista. Ma appunto, non si può più fare che offendi la chat, lo sai, dal 22 sì, gennaio. Ma pure da prima, in teoria. Non si può più fare che rispondi, capisci? Cioè, passi in guai. Cioè, modica, no. Però, ma voi, io me ne vado per la mia live. La prima persona che viene a darmi fastidio, l'ho visto già da mo. No, la prima le persone che vengono a dare fastidio. Succedere il caso tra me e Marchitano. Marchitano è un'altra responsabile di colpa vostra. Cioè, capisci? Ma Omiatol che deve dire? Allora, perché che la chat è sua, lo fa apposta a trollarlo. Ma non puoi fare così, dici vado in live che gli stai dicendo venite in live da me a insultarmi. No. Cioè, non puoi fare una cosa del genere, è scorretto. No, io ho detto io me ne vado, se succede qualcosa che anche un cretino. Ma cosa c'entra Kitano? Tu li stai chiamando in questo momento, gli stai dicendo venite nella mia live a insultarmi, lo stai dicendo. Comunista, senti quello. Beh, chi lo fa viene instant perman bannato. Ma tanto venite che vi banno. Tra una decina. Ed è colpa di Kitano. Vabbè, Don Vito, dai. Guarda, faremo una live dove parleremo di questo e basta. Te invita al Kitano. Una camomilla magari prima e ne parliamo. Se mai dal trono del muori con Kitano. Ma pure da me se vuoi. Guarda, tanto abbiamo giocato una volta insieme, mica con te pure. Avete litigato pure quella volta. Pure una volta. Ma chiuda, raga, avete rotto il cazzo. Però vabbè. Veremo da me. Dai, come puoi fare? Tanto mi svolti una live. Vabbè. È arrabbiato perché ma poi tutti i giorni così fate. Non sono un fan della Meloni, mi odio. Lo vedi perché parlo di Harry Potter? Quello, ma io ti voglio bene, Don Vito, non capisco perché mi odi. Vi per vendetta. Ho visto delle storie. Ma è post perché è giusto per avere visual di qua, di là, ma non sai nemmeno te che stai facendo. Quindi, ma cosa? Che cosa, Don Vito? Vito, non si deve arrabbiare. Fatto delle live. Lo dico per lei. Parliamo di attualità e di politica, se la pensiamo in maniera diversa... Ma non è per quello che mi ha rovinato Final Fantasy modificato ormai chat. Nella lista nera proprio. Nella lista nera. Tu non hai il pugno di ferro come ce l'ho io. Come Seifer, sei nella mia lista nera proprio. In chat, uno per scherzare, che addirittura si è lamentato e non l'ho mai sbannato, ha voluto fare il fighetto con la ragazza, mi dai Instagram in privato? E per scherzare, ma io stavo scherzando. Ho detto che gli ho inviato. Ma il soggetto qual è? Ban instant, lo instant per man bannato. E vabbè, io non ma c'ho... la ragazza di chi? Tua? Non c'ho tutta sta mania di onnipotenza. Ah, una ragazza.
Io non so questa mania di onnipotenza che c'è te, non mi interessa. Non mi può inviare il cazzo in privato. Lei ha problemi. Non ho problemi con la mia chat. Lei ha problemi di egocentrismo. È la prima volta che qualcuno... Cioè lei, no, capito, lei è riuscita ad entrare in una live di Final Fantasy e modificarla in una live... Modificarla in una live su lei, su di lei. Intimo, intimo Vito. Intimo Vito, lei l'ha trasformato. È vero. Si rende conto del potere che lei ha su tre o quattro persone adulte. Lei ha carisma, Vito. Ma io sono Dio Don Vito, è normale che sia impazzito un'altra volta. Dio Brando per il meme, Dio Brando. Non si sta paragonando alle divinità. No, ma non esistono, l'unico Dio che crede è Dio Brando e basta. Però. Greve. Grande. C'è Livio, bravo, non deve dire queste cose davanti a Livio. Vabbè, Livio è cristiano. Derob e Dexter sono delle persone intelligenti. Vabbè, Don Vito, volevamo bene, ma, dai. Ma bello che lui parliamo ogni singolo commento. Vabbè, ciao, signor Livio, buon ranking! Buon ranking, ciao, ciao bello! Ciao! Ciao! Manda eccolo qua, lo chiudiamo. Madonna santa. Ma come fate tutti i giorni? Ma non è ma mai... non con Livio, in generale, con Vito, in generale. Grazie, con Alessandro. Con personaggi così. Chi vince in una scazzottata tra Mario Draghi e TUTU? A me dispiace, io bene a vedere. No, e sì, capisco, cioè, che si è incazzi, una live tranquilla, però... nel senso tutto qua, vabbè, è venuto per far casino e basta. Quello sì. Ma no, è partito pure bene, gli hanno dato il camorrista sbroccato. Sì, era partito bene. Marca, no, ma non si può. Chat si può. Vergogna. Ma guarda, non sono mai avuto questi problemi comunque in chat, sono sempre tranquilli. Ma ogni tanto succede per forza, che vuol dire che uno ti dice a stronzo, per dite. Ma basta, cioè. Grandi ragazzi. Sento bel nome Manglio. Se n'è andato Vito. È uscito, sì. Andiamo avanti. Che rapidità. Ma andiamo avanti dopo un'ora. Dopo 10 minuti. Mamma mia, perché il microfono ora sta ancora lì? Perché sta lì il microfono? Scusa, perché se sente, se no, quando urlava Don Vito, si sentiva doppio. Basta. Ah, santo cielo. Allora, comunque, stavamo a dire... Dobbiamo un attimo riprenderci... Don Vito comunque era arrabbiato della storia. La cosa, no, perché diceva, perché tu non sai manco che cazzo stai a fa'. Non so a che si riferisce, perché qualche live politica, abbiamo parlato pure della Meloni, che ha detto io non mi trovo d'accordo sull'80% delle cose che dice... Ma è la mia visione, pure se fosse, no? Ma che te frega? Che cazzo vuole? Ma lascia perdere! Ma no, come già adesso, che te segue? Adesso lui ha detto che andrà in live, la gente andrà a insultare, ti darà la colpa a te, ci fa, vabbè, le solite cose, proprio... Vabbè, dai, dai! Dell'Eros. Andiamo avanti. Dobbiamo fare una cosa di transizione. Fallo tu, Laguna. Da tutta la tossicità che abbiamo subito per colpa di Vito. Un molmoro, proprio! Sto ricordando il molmoro, bello. Ci ha molborato! Mamma mia! Assumiamo una panacea. Esatto, bravo. Bentornati alla seconda parte di Final Fantasy modificato. La parte più divertente, la parte senza insulti, la parte dove Erkitano mostrerà la sua vera natura. Partiamo pure. Dai, bellissima questa cosa. In 5 live abbiamo finito il primo CD. Adesso stavo ancora qua che a casa. Reina Bar. Madonna porca mia troia. Andiamo avanti. Giulia cantava al club? Oh. No, all'epoca non cantava. Laguna, dai, suonava solo Reina. Il piano. No, fallo tu, fallo tu. Faccio Reina. Ah, okay. La prima canzone che ha cantato è Eyes on Me, vero? Na na na, su tutti i CD. Che canzone è? Ecco, qua ti spiega. Non lo sai? Non me l'ha mai fatta sentire. Non me l'hai mai fatta sentire. No! Tronista! Che hai detto, Tosardo? Non me l'hai mai fatta sentire. Non pensavo fossi un tipo che ascolta la musica, tu. Ma tu bruto! È una canzone che parla d'amore. Mi piace molto. Pare si sia sposata. No, credo. Sì, è vero! Lei subito. Si è sposata con uno dell'esercito, il colonnello Caraway, mi pare. Quindi è la madre di Rinoa. La madre di Rinoa è l'amata di Laguna. No, cazzo, hai capito? È vero, non me lo ricordavo. Ah sì, ma è il senso del gioco. Io mi sono perso tutto. Che si incrociava. Se non in questa vita, nella prossima. Pazzesco. La madre di Jasmine. Non spoileriamo, però hai capito. Cioè, Laguna. Ah, no? Ok. Che figata. E poi loro due. Non lo so. Non lo so. L'ho letto su una rivista, io compro tutte quelle, ma per gossip. L'uomo, seguo social boom, l'uomo che amava era disperso in guerra.
E chi sarà l'uomo che amava disperso in guerra? Lei soffriva molto, ma poi incontrò il colonnello che seppe consolarla coi sordi, lascia pure, e la sposò! Oddio greve, l'uomo disperso in guerra ovviamente è Laguna. Beh. Non ha aspettato che il suo uomo tornasse dalla guerra? Porco Giuda, sta ancora qua, ha fatto bene. In effetti, sta al villaggetto, Laguna. Meglio così, chi se ne importa? Tanto piange dentro. Basta che Giulia sia felice, questa è la cosa più importante. Lasciatemi solo. Ma si chiude proprio. Ah no, parla con la ragazzina. Giusto, Ellie? Non c'è nessuna Ellie. Ah, no, sì. Sì. No, lì, no. Sì, oh, oh, oh. Hai capito perché la Laguna mica perde tempo. Ho detto. Lo zio Laguna è zia. Ah, genitalia. Abbiamo parlato abbastanza. Oh. Grande Deniter. Grazie mille. Azza. Vai, un Kilos. Scusate, raga. Allora, cosa vuoi chiedermi? Che altro c'è ancora? Chiediamo i pensieri. Dove mi trovo? Vai, vai. Sono tornati i folletti. E loro lo sanno, lo sentono. I folletti. Ah, se lo dici tu. Il lavoro di oggi sarà divertente. Se tagliamo. E che devo fa? Se combatte! Bello, Final Fantasy 9, vedo lui che parla in dialetto. Allora, cosa vuoi chiedermi? Ancora. Sempre la quinta volta lo dici. A posto. Parliamo dopo. Parliamo dopo. Parleremo dopo. È ora di lavorare. Ma poi se siamo detti tutto. Ok. Kiko. Via! Allora, cosa pensi di fare? Ti fermi un po' da noi? Posso? Kiro sa già la spalla che è un pallone da basket, ma letteralmente. C'è le righe, guarda. È vero, pure il colore. Qua si lavora per mangiare. No, qua si lavora per mangiare. Se per te va bene, sei benvenuto. Amica, dai soldi. E famo sgobare. Stavo in stage. Comunista. Ammazzavi i mostri per una ciotola. Giusto, giusto. Accortiva a patate. Sì. E lì una luce di pubblico, c'è piccolo. Devo parlare anche con me, vero? Sì. Vediamo un po' che c'è qua. Non siamo andati a piano. Ah, ma è più energica. Energica, però bellissimo. Era da lui. Qua sopra è bellissimo. Cioè. Bene. Ma c'è brutta la casa. Ma non è questa. Ovvio che faremo una live Dungeons and Dragons, ovviamente. Ma no, questa non è casa, questa è. La demo fa. No, è il pub, sì. Volevo un attimo che c'è. Forse qui c'era qualcosa, no? Non lo so. No, ci fanno dei flashback, mi sa qua. Ah. No, i folletti l'abbiamo cliccato, Andrea. Hanno detto, sono tornati i folletti. Sono tornati i folletti. Ebbene sì. Ora non c'è nulla dentro, infatti, mi ricordo che c'era. Perché comunque loro vanno più avanti, sempre con Laguna, c'era una città che ci stavano tipo degli animali strani, come cazzo si chiamavano, i Muguri. Ma quando? Più avanti. No, i Muguri tipo, qua. Non erano i Muguri, sul 4 CD delle mezze d'Alpe. Il 9. Era il 9. Nell'otto vai nella città quella super figa che no, poco prima di quella c'erano delle talpe strane, non mi ricordo i nomi, vabbè, poi più avanti. Ma qua hanno smitragliato in casa? Qua hanno smitragliato. No, il terzo. Tempo di guerra, tempo di guerra. Qua dentro ci dovrebbe stare energia. Scusate, è risceso, mi sbaglio sempre. E andò però. Questa è la casa della vecchia, Cecilia. Questo è l'inizio dei Pokémon. Anche dentro. Eccola. Pensate, energica buona, Va di lavoro. Qua, allora, in Final Fantasy il tempo si conta in passi. Quindi più passi fai il tempo che passa. Quindi è vero, magari vero. Se vai fuori casa fai 8000 passi e rientri, c'è da nuovo energica, capito? È vero, io, è vero. Io ultima dovremmo fare io così. Io lo facevo sta cosa camminando. Ma tu dici i Shimu, i cosi. Come si chiamano? Non mi vengono i nomi. Il villaggio degli scemi. Ah, te lo ricordi? Mi ricordi sì, lo stai trollando. Però quella c'è una quelli tutti quelli, gialli, bravo. Lì c'è sta ultima. Ci arrivano i. Mi ricordavo che. I animaletti, le volpi. Tu dici i cosi. I polpetti. Mi ricordavo, mi viene il nome. Poi è passato un sacco d'anni. Non mi ricordo, cazzo. Ah, ma mo li becchiamo, Più un po' più avanti. Sì, gli sciumi. Ma come si chiamano i cosi? Come si fa da tutto il gioco? Oddio, ce lo so, la punta della lingua. Quanto rosico. Dalla chat dicono di parlare con i soldati strada così ti possono rispondere riguardo alla casa crivellata. Chi? Di parlare con le guardie strada così ti spiegano che la casa è parlamo. Oddio, ma pare che me lo ricordo pure. Forse era qualcuno dei Garbadia che è arrivato, ha sparato. No, prendi cerchio. Perché? Vai, fai indietro. Fai tipo attacco.
Fulmine attacco? Io ho l'attacco. Vai, vai, attacco. Top. Se viene pizza per fare l'attacco maggiore possibile, la prima regola. Se c'è com'è qualcosa da sacrificare, c'è una sua attacco, sulla sua attacco. GF. Io faccio così. Allora, assimila se mette per ultimo, in teoria. Io di solito faccio così. Vai giù, ability. HP 20, butto qui. È a posto, mi sono scordato qualcosa, no? No, già gliel'ho fatta poi. Parliamo con le guardie. Andiamo! Ma sergente! Vada in lei. Pensi davvero che i soldati di Aster verranno? Sono dei vili! Non verranno mai! Codardi! Sono passati 2 anni! Siamo qui da 2 anni fermi! No, quella è la gola. Senza dormire! Ah! È ripartito! Non era passato un anno! Sarebbero già qua! Sono dei manigoldi! Continua. Però non si può mai sapere, è pur sempre un paese governato da una strega, da Meloni. No! Ha, una donna! No, Don Vito, no. No, no, sono quelli là fuori. Sì, sì, quelli te lo dicono. Ah, dai, siamo un 2, mo io rompiamo. Li sfondiamo! Abbiamo detto le peggio cose, ma infatti, sì, cosa? La Corea! Oddio, no, io Don Vito una certa, raga, era un flusso di suono. Non riuscivo a capire che diceva, si lamentava di tutto. No, il prossimo bello che ho di me, Ana, c'è. Lo smoothie, lui continuava a parlare la caccia, senza raccontare niente. No, la licchiamo, non c'ha senso. Perché stavo cosa licchiata? Non lo so, raga. Usa i merrini. No, pure, no, Delfina. Non lo so, raga, mi sono scordato. Forse la supera pure Delfina. No, Delfina Liara. Li confondo, porca trota. Ma sei coppia, Delfina. Non basta GF, dico. Sì, infatti, ma guarda, perché conviene veramente menaglie, cioè gli fa più danno. Sì, il GF parte tutto il video, però se, poi in teoria mi sa che se usi tanto altri GF te va giù il coso SID. Potremmo però fare un test. È se vero. Va. Tanto così nessuno può barare, nessuno ci ha davanti niente, vediamo se si ricordiamo qualcosa. Dai. Bello, il test SID, fighissimo, ok. Gli esami! Gli esami! Facciamo gli esami proprio! Noi alle ore al telefono, mi ricordo. Ci accetteranno all'università di Balam. Sta Delfina che sta molto bene. E io tutti in botto. Mo' attacca. Non moriranno mai con Diablos perché te leva. Eh sì, Diablo. Una frazione di HP. Solo che Diablo ho letto buono... Liccardo, ho confuso col nome con Quezza. La pensavo così. Diablo è buono per l'abilità secondaria che impara. Tipo incontri sì. Nero, queste cose. È ottimo. Ah, però c'è questa. Ah! Supporto! La vita in percentuale è fortissima contro il boss. Com'è? La vita in percentuale è fortissima contro il boss. Ma in teoria no, Diablo non lo può usare qualcuno il boss. Solo con beh, se ti leva la vita in percentuale è forte. Sì, però con i boss è buono, però non... Alcuni sono immuni. Sono immuni a Diablo, certi i boss. Ah, ok, allora... E lì un po' la fregatura. Quando vai troppo lamers, no. Però quando vai con nemici forti, verso la fine è utile. È problema della salute, guarda. Sì, certi mostri potentissimi. Si può? È problema della salute. Vivere sano. Deve fare il fantasy modificato. Io mi associo. Ehi, stai proprio bene ormai. Pensi di tornare all'esercito? Fa un po' la voce da militare alla trono. Ma non rispondono questi sulla... Ah, è questo forse. E uccidi qualche mostro ogni tanto. Statale maledetto, sempre qua fermo, fisso. A lamentasse. Noi stiamo attenti ai soldati di Astar. Ai esatto. Mostri, pensaci tu. Pensavo che era sempre la cuna. Ehi, smettetela. Non parlano della casa. Non parlano, c'è scammato. C'è scammato, ragazzi. No, magari sono andati per strada. Ah, forse più avanti. Andiamo un po' in esplorazione. Avrei una semplice domanda. Ma che cazzo stai a fare? Mo ricordo. Ma che cazzo stai a fare qua? Esatto. Tutti gli uomini che lavoravano qui sono stati portati via dalla guerra. Ma di la verità sta qua tromba. Sono solo vecchi, donne, bambini, Ciocobo e Don Vito. A destra, dico. Ah, a destra, ok. Giocavo per Don Vito. E Cocio-Ciobbo, che sono i piccoli del Cio-Ciobbo. In più, come avrai visto anche tu, anche i mostri entrano nel villaggio. È gravissimo. Abbiamo visto, sì. In questo villaggio io sono stato accolto e curato. A Sant'Eramo. Voglio contraccambiare per il popolo di Sant'Eramo. Per Don Vito. Per il popolo di Sant'Eramo. Lo faccio per Don Vito. Guarda che posizione già in Italia. Io sono la chiappa vostri di Sant'Eramo. Datemi un balcone. Datemi un balcone. No. Sant'Eremiani di cielo. Io mi dissocio. Caro Kiros sarà il mio aiutante. Oh, è satira su un pezzo di storia io italiana. Io qua, raga, sempre da bambino. Porco Giuda, siamo l'emblema della sinistra. Vabbè, poi si è messo in una posizione ma che... veramente... Oh, ma fatemi trollare. Che io cazzo. Io non mi dissocio per niente. Fa pattuglia fino alla... Scusate, sono andato avanti.
Se troviamo gente per lungo la strada, l'aiuteremo. L'aiuteremo! L'aiuteremo! Quindi a destra, è figa sta cosa. Con periglioso cipiglio! Io da ragazzino mi fomentava l'idea che stavo ripulendo la città. Erano mostri infiniti che non finiranno mai. No, però non lo capivi all'epoca. Però mi sa che più ne ammazzavi forse... No, forse ah, boh, non lo so. Ma no, sono un continuo. Sì, sì, però... Non mi ricordo. Però poi c'è sta minigioco del ciociobo, mi sa. Mo becchi il ciociobino che passa a sinistra a destra e tu devi cliccare a stecca. Mi ricordo sta cosa. Madonna, in effetti li quadri così fa molto prima. Tutto è caro. Tappa, tappa. Lui è Assassin's Creed, per favore, Assassin's Creed. Con le lame celate. Con le lame celate. Questo personaggio è veramente figo. Laguna o Kiros? Elabora magia in cielo. Top. Kiros, Kiros. Vai giù. Cioè, poi come questo... design è figo. Ah, c'è... Là c'è Drain. Sono qua 2 anni e che coglioni. Questo è Don Vito. Questo è Don Vito. Abbiamo trovato Don Vito. Lui. Sempre meglio della chat di... Di Kitano. No. Quelli rapiscono le donne. No. Hai capito? Voi rapite le donne. No, no, vergognatevi, ragazzi. Lui è Don Vito. Questa è casa di Don Vito, basta. No, ma ne ha dette 78 Don Vito prima, eh. Io non capivo bene a che si riferiva. Non c'è fare. Mi dissocio. Penso che cercano un successore per avere la dominatrice. Di Esther. Ma scusa, un successore? Un successore. Un successore. C'è un piccolo. Cosa può Don Vito? Un pochetto si è perso con l'italiano. Qua di nuovo, questa volta toccherà Renea e Lione. La portano via. No. Donne. No. Che ci fanno? Eh? Ma troveranno me qui. Maschio. Ma questo è gravissimo. Rapiscono le donne. Ma chi è? Ma questo è un gioco per bambini. Ma per farle diventare streghe. Mi sa. Sembrava quello che intendeva. Non lo so. Boh, mi ha fatto un attimo. Bravo, guscia. È unita la trama, sì, per forza. Non lo so. Perché se c'è qualcosa della strega, capito? Ma perché. No. Ah, è vero. Vai avanti, avanti. È venuta una cosa. Che bello, questo è Sant'Eramo. Mamma mia, ma lo vedi un paese italiano? Che ricordi? Quelli che vedi nei film. Qua è la casa di Don Vito. È il padrino. Ma quanto è bello sto gioco, porca puttana. Sì. Soltanto chi è vecchio come noi lo capisce. Sì. Vecchiaia, mamma mia. Sezione critica. Pensa fra 10 anni come sarà, tra 20. Mamma mia. Sì, diranno la stessa cosa. Lo staremo noi. Sto gioco fra 40 anni. Mamma mia. Con i giochi dei 40 anni. Sarà visto. Fai qualche magia. Dai, fai vedere qualcosa. Vediamo, vediamo. Che facciamo? Che gli faccio a Stevie? Tundara, la spacca. Premiere 1. No, mi sa che era fatta fantasia. Siamo a simile, faccio Tundara. Ah, già, questa ma... Stiamo già energia, io vedo. Boh, no, no, ma accumuliamo le potere di magia. Dai, come un po'. Questo ci serve, mo. Mazza che merda. Mazza perché schifo. Non c'ha un cazzo in magia. È vero. Hai capito? No, davvero no. Si procura. No, di nuovo. Pensi c'è mille, devo. Dobbiamo accumulare un bel po' di energia pure. Comunque, mo, dai ed attacchi, cattivi. Sì. Ammazza la vespetta che tanto te fa un cazzo. Vedi se c'è qualche magia. No, ammazza il danno. Gli ha fatto tipo uno slow. No, c'è limite, limite. Fiumi di sangue. Mi dissocio. Canzucci. Laura vedi che roba. Che è una limite di. Che poi è Marra lui, eh. Sì, lui è Marra. Cazzo, è vero. Vedi Marra come va. Frame lavora a gabbia adesso. Dove? Ma è una rubina. Ma no, cioè, oggi sei presente. Gioca un attimo, Deva. Che vado un secondo. Vai, prendo il potere. Ah, prendo il potere. Ma lascio vedere. Ma qua è X è uguale? X, X triangolo? Sì, sai sì, che non lo ricordo, uguale, sì. Okay. È uguale, i tasti sono uguali, solo cambiano i disegni. Mo te faccio vedere. Quarzo magico. Ta, 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 ta. Allora, com'era la questione? Ah, no, ok. Allora. Musica quanto è bella. Mi faccia mettere qua, veramente ora. Allora, usiamo antico di nuovo, usare questo, ma. Poi. Basta, adesso basta. Adesso parlo io. Adesso parlo io e non ce ne sarà proprio più per nessuno qui, no, Perché. Che è successo? Entriamo nella casa di Don Vito. Entriamo nella casa di Don Vito. Drain. Proto Drain. Perché Kiro sta un po' simile? Cosa sta nella casa di Don Vito? Lì mi pare che c'era un negoziante. Una negoziante. Aspetta, sto a fare casino. Lui è incazzato con me. No.
Ma se posso il 40% staccare? È forte. Aspetta un po'. Vediamo, questa mi pare che... Ah, questo ci odia, infatti. Ma come? No, non è qui. No, è la fioraia. È la casa di Don Vito. Ormai è un pezzo che ti sei rimesso. Vai, falla della vecchia. Grazie a tutti voi. Per un giovane come te deve essere noioso un piccolo paese come questo. Ci stava ancora mignotta. Beh, lei è tempito. Non è forse arrivato il momento di tornare a Derrick City? Dove invece è pieno di... Che c'è la movida notturna? Vedi dove si sculisce? Niente. Basta. Va bene. Questa rompe cazzo e basta. Ma si faccia di cazzo e basta. Adesso ancora. Sto vedo io. Vecchiaccia. Si faccia di apparaccia vostra. Oh, gli è arrivato? Grazie mille che si è abbonato Leonetto. Bravo Leonetto. Io clicco tutto. Grande Leonetto 7. Leonatto. Qua sei scelto al villaggio, mi pare. Leonatto 7. Leonatto 7. Leonatto 7. Ma sai che qui non mi ricordo che cazzo c'era. Una segreta. Ma è una cosa incredibile. Cosa vuole Chimera Podcast? Cosa c'è? Ma sempre presente, Cosa c'è, ragazzi? Ci ama la follia. Sto benissimo. Grande Leonardo, grazie del sub. Me vedeva. Ma sta tornando indietro. C'è un po' di spazio. Sì, ma là era solo reflex. Abbiamo un po' di energia. Ma no, là scendevi, Ci ho provato, non faccio. No, scendi. Vero? Sì. Questo non ci assicura. Mamma mia, mi sei combagnato una pizza che mi sta. No, greve. Questo non ce l'ha energia. Questo è a livello inferiore questo. Sì. Capito? Comunque, raga, Scan non l'avevo mai assimilato. Cioè, non so perché. La magia delle più belle. Ti piace Scan? Mi piace, perché ti si vedi tutti i mostri, quanti HP ci hanno, tutti li porti. I boss. Fai quei momenti. Che cos'è lo spliff, ragazzi? Momenti alla Sabbago. Non lo so. La Sabbagata. Lo spliff. Dopo la mandragata. Che cos'è, Livio? È la pizza di Zeb 89. Sì. Ma io mi dissocio. Aspetta, con tutto come mette assimile a Kiros. Dammi retta. Ecco perché non poteva che non ci assimile. Certo. Devo magia tanto sui nudi. E magia te ne devi tenere, ne devi usare. È vera sta cosa. No, devi andare avanti, no. Oh, fammi vedere se scende, perché lo sai che non mi ricordo quel pezzo. Io sì. Devi scendere, c'è il ruscello. Il ruscello? Io ma questi sono più forti. Aia! No. Questo mi fa fare Scan. Vogliamo vedere Scan? Vai, sul verbone. Ah, grande. Bella, figo. Vermone, vediamo come si chiama tra l'altro. Era figo. Che dacci il cu. Sembra lento nei movimenti. Ma in realtà molto agile in fase offensiva. Attacca anche con le onde soniche. Livello 24, 800 HP. Questo è forte. C'ha un sacco di int, c'è un po' di stro. Debole contro gelo. È forte contro gelo. Debole contro gelo. C'era scritto forte contro gelo. Io faccio uguale in caso. Debole. Esatto. Dasce le energie. 4 energie di merda. Ottima, però quando arriviamo a 100 questa è ottima. Questa mone più. Da mettere nei giacchi. Pensiamo questa che c'ha tutto il cazzo. Oh, ma guarda che menano sti critico mostri. Perché appena sali a livello 2 al secondo CD, mi pare da aver notato, i mostri sono un po' più forti. Ma hanno dato che sono. No, perché noi siamo più alti di livello, capito? Sì. E quindi becchiamo i mostri più alti e lanciano magie più alti di livello. Pure. Infatti qua c'è sta la. Però c'è un cambiamento da CD a CD, ho notato pure le mie magie, mi è sempre sembrato. Quando passi a CD3 notavo sempre che iniziava a beccare subito. Ma quello è il 2. Però è sì. Giga. È il 9. Ah qua no, io pure muove, sono passati a 2 e un po' di energia. Qua tipo tu potresti stare a livello 10 con Skull, che poi mi sa che conta solo Skull. Faccia il limite, è il limite. Aspetta, fammi a seguire troppo con Giuda. Giochiamo con senso. Comunque. Cioè, E il livello. C'è sta la lamerata che tu puoi arrivare fino al boss finale con Skull a 10. Quindi tutti i mostri fanno schifo, però magari c'hai il Gam, c'hai le armi il Leonard che ho il cuore di pietra, o sfondi, capito?
Ci sta un gioco se può sfondare. Ci sta una domanda dalla chat per Livio. Vai, vai Livio. Mm-hmm. Livio, un Final Fantasy da cui iniziare? Ho già anche lui. Il 10. Perché? Perché ci ha iniziato lui. Niente, mi ha ucciso. Perché ci ha iniziato io. Dipende, poi se vi piacciono i combattimenti a turni. Grazie, o... regà. Ma che lo sa? Okay. Abbiamo superato pure più, il quelli... Daily Zap. Grande. Voglio assimilare l'energia. Chi m'era voi? Già con lui, porca troia. Ammazza, non devo sbrigare. No, no, aspetta. Limite, limite. Fammi seri. Tempo, tempo. Dai, un altro. Sta pizza che c'aveva c'era qualcosa di sbagliato. 1004. Vedi che roba nel giro. Un'altra simila di Rafa Demolato. Altro capo, opzione. Però questo ne via uno, mi pare. Mi sto distraendo. Guarda, ne via. Perché? È un coglione. Dopo perché un c'ha niente di spirito. Lo stesso mostro pure. Ah, non dipende. Vedi, lui ce n'ha 9. Lui ne ha prese 9. Ma vedi. Vabbè, mori giovani. Dicono, ma do Livio, basta, vai a cagare, cazzo. Dio. No! No! Mi sa che tra poco c'è l'altro. Ma è Silvia, maledetta. Livio, lei ha qualcosa da recriminare alla chat del Kitano? Assolutamente. Guarda, assolutamente sì. Veramente... Grazie, incredibile. Livio, lei è sempre ben accetto. Guarda, io mo dopo vado in live e ti darò la colpa. Vai a te. Vai in live, no. Dai, quando fa la prossima maratona, Livio? Sai che la vorrei fare sto mese, però dai, mi sa che devo andare a Milano, quindi non so sul tempo. In caso a marzo. Ma ci resti a Milano, Livio? Vai a cagare. Che cazzo c'è? Non me lo ricordo. Oh, ma sai che ci eravamo sceso da qui? Io sì, però mi ricordo poco. C'è un cazzo di niente. Sei sceso dal villaggio, no? Non mi ricordo. C'è una strada qua. Ah, no, sì. Hai buggato tutto il gioco. Aspetta, no, qua c'è il ciocciobo. Vedi? Sì. Non so se era qua o dopo, però. Mi sa che dopo quando ci passi un'altra volta. Andrea! Devi fare la ronda, devi arrivare alla fine. Dici? Ok. Sì. No, al terzo CD, vedi, sì, sono qui. Allora, via, 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 via. Vero, ci ritornavi pure qua. Sì, sì, sì. Che belli che sono. Guardali come cuore, no. Abbiamo capito, ragazzi, in chat, abbiamo capito. Che co? È al terzo CD. Al terzo CD. Perché arriva un po' dopo. Guardate che bello. Ma proprio delle... Ciampidere, pare casa tua. Dei scenari idilliaci, pare casa mia in campagna, ragazzi. Esatto. Casa tua da Rubino. Sì, è vero, senza connessione, uguale. No, è tornata. In realtà è tornata! Miracolo. Incredibile, amici, è tornata connessione. No, che cos'è? Alta fine. Questo c'è la pippa. Stampata. C'è energia solo. Ah, energia, sì. Che merda, muori. Muori. Muori! Il vermone, che sta sdraiato. C'è un po' di dubbi adesso, guarda. Sta la faccia sopra. È la stessa forma. Io anche nei braccini laterali che dondolano. Mettete così. Chiudi da riccio. Uguale, cazzo. Identico. È vero, cazzo. È stato larva brucale. Ma che ne ha chiesto? Praticamente. Dove ho fatto un video a confessarsi. Oh! Flower Restaurant! Ristorante a due piani, incredibile. Non c'è un cazzo di niente. Stessa cosa che vuole, porca puttana. Non c'è manco cliente, pare tipo un ristorante cinese in estrema periferia. No, è durante il Covid, se sì, vedi. Sì. Cioè. C'è una lampada accesa, però non so sprecare energia così. Andrea, qui c'era qualcosa, perché non mi pare. Che bello, guarda. Clicco ovunque. Qui è solo perché è bello, guarda. Sì, lo faccio vedere. Quanto mi visita? Famo la sabbagata, guardate in particolare. Perché questo è tappeto. Pensate. Ce n'è uno, due, tre. Pensate sia un caso che siano sette, no? Perché è un numero magico. Guardate tutto. Guardate, ma intanto dietro passano i boss. I boss, guardate. No, scherzo. Questo mi ricorda il gioco del 1974. Guardate, le mattonelle. Scherzo, ti voglio bene. Satira su sabbago. No. Prima pattuglia completata! Andiamo a fare la porta al comandante, al vicecomandante. Che bello! Il comandante! Intendi la ragazza del pub? Intendo tua ma... No! Rain, si chiama Rain, ok? Mi è salvato la vita, ricordatelo! Stronzo ingrato!
Sembra una brava ragazza, ma di quelle che si fanno fregare facilmente. No, no. Come al solito. Il cloroformio, no. Fregare, che vuol dire? Cioè, col cloroformio. Fregare vuol dire più cose. Mi dissocio, è una battuta, mi dissocio. Ok, Kiros. Ah, no, sei... Vai. Ok, Kiros, la battuta è finita. Torniamo alla base e dopo il rapporto pensiamo a un piano forte. Sì. Come piano costruirlo? E dai, gli ha fatto. Un piano forte. Ma questa, quella del negozio. Sei tu disgraziato! Se ora stai bene, ve pusso io! Mi odio, ma devo fare la spesa. Mi odio, devo parlare. Mi odio, ma devo parlare. Voglio parlare. Come sta Rain? Sta bene. Delfina sta bene. Mi fa piacere, ma starebbe ancora meglio se tu te ne andassi! E basta scrivere sotto i post! Che stronza. Così. Sei tu disgraziato! Vediamo un po' se compriamo un po' d'antidoti. Ti faccio vedere come si fa. Non si fa 100 di un pezzo. No, si fa no. Una decina. No, pure. Facciamo una mira, raga. E niente. Questo solo perché zero mi dà fastidio. Basta. No. Via. E dobbiamo tornare indietro. Ma possiamo uscire da qui? Di qua non c'è niente, volevo vedere. Che cazzo. Ma no, non proprio così. In teoria uscivi, però. Ah, forse dopo. Non qua. Sì, sì, qua. Se esci, te sfondano. Sanno i mostri. Incazzate. No, la storia del tappeto. Oh. Lunedì alle 15 torna il Cerbero. Aiutatemi. Ma questo, ragazzi, è gravissimo. Aiutatemi. Chi c'è sta? Riapri i battenti. C'è sta qualche ospite o fate cazzo? Ci sono, c'è Stefano Feltri come ospite. Ah, è vero, sì, lo volete. Spettacolo. Pure lui si è dovuto ricredere. Parleremo. Hai capito? Ma è quello del giornale. Sì, domani. Ma è il figlio. No, non è un parente. Ma che cazzo? Però sapevo che pure Feltri c'ha un figlio che c'ha un giornale, che però non è questo. No. Tu c'ha tutti i giornali, non sai che cazzo fa Davide, non abbiamo un giornale. Sì. Grazie, Tibur Things. Di che cosa? Grazie. Sabato. Simone, li vogliamo bene. Sì. Ah, Sabato. Okay. Vito che fine ha fatto? È uscito, ha recquittato. Si è andato a far tampone. Io... ha flexato male con no! Io ero inserito nella lista nera. Per me è lista nera per Vito, veramente. Piccolo Mario. Bisogna insegnare a non incazzarsi. Troppo. Lo dobbiamo far modificare. Vito, non si cazzo più. E quello, no. Non era su Discord e non poteva usufruire della calma. No. Modificante di Final Fantasy. L'atmosfera è esatto. La calma modificante di Final Fantasy. La cillata vera. Quella reale col joystick. Vito ha dato dell'estremista a Kitano nelle storie Instagram. Ora le andiamo a vedere. Ma perché ce l'ha con te? Non ci posso credere. Ma cosa? Io lo sapevo. Ma perché ce l'ha con te? Non lo so. Ma sei un comunista. Ma a me mi aveva scritto dopo delle storie che avevo messo su una Meloni in privato. Tu sei fuori di testa, tu sei matto. Ma perché mi vota la Melona? C'hai le foto insieme? No, dai. Ma anch'io mi dissocio dal flame. Ok, aspetta. Secondo me è stato. Ma me le puoi condividere o me le devo cercare da solo? Andiamo, ormai qua è un'altra cosa. Per Fox. Tipo lo gioca a fare fantasy. Metti reaction. Sì. È diventata una live di 2 minuti. Madonna mia. Vediamo le storie di Vito. Mandagliele. Me le puoi streamare? Non adesso. Vabbè, ma vai al volo. Su Instagram, vai a vedere da solo. Faccio veramente proprio al volo, al volissimo. Guarda. No, così almeno guardo quello che guardate voi. Oppure vai in live, vai a vedere. Ecco, te lo sto streamando. Vai. Non adesso. Grazie. Destra solo qui. La dolce vita. Cioè, lo segui, Vito? Sì. Ma che segue? Davvero? Ma come no? Dove? Boh. Scrivi da alto. Ma sei forse ho bloccato. Oh, c'è Veronica. Papà, mi avrebbe sta risalita tutta la pizza. Greve. Vediamo un po', Come va, Don Vito? 9 ore, no? Questa è 9. Allora, guardiamocelo qua. No. Se non andà. Sanni? Chi è così zoomato? È lui zoomato. No, reaction, vabbè. Sì. Ah, eccola. Quindi significa che se... Ragazzi... Ok, quindi significa che se... Bassissimo. Uno in chat dice qualcosa di brutto, non bisogna cacarlo e bisogna tenerlo tranquillamente tra i follower. Io avrei già bannato un paio di persone che in realtà non è che sono proprio educate. vabbè. Sono follower sua.
che sono venuti qua. Io manco ce l'ho magari. Ma sì, sì, ma non posso dire. Ma che sta di aspetta un attimo, dobbiamo rimettere la gamba questo. Non è che sono proprio educate. Vabbè. Purtroppo certa gente, come posso dire, non è che sia proprio intelligente. Ma tu non devi rispondere. Ma loro non devono offendere. Perché nella live di Zeb 89 quante volte è capitato che quando finiva la live qualche fan di Zeb che poi mi segue sono educati? Invece molti fan del Cerbero e di, vabbè, di quest'altro comunista estremista. Non capisce un cazzo quello che condivide su comunista estremista che non capisce un cazzo. Ma sei sicuro? Ma io la denuncio per diffamazione, non ha fatto i nomi, santo e Dio. Neanche a nulla che posso levare. No, non capito niente. Vabbè, cioè, mi dice sempre se un comunista è comunista, ma me lo scrive su Instagram il conto a buffo. Dico, vabbè, ma tu sei comunista, capisci cazzo, sei comunista. Pensi pure che i partigiani erano persone per bene. Fate capire la persona. Vabbè, ragazzi. Perché nella live di Zeb 89 i partigiani non le vedo come persone negative. Sono dei criminali, dei terroristi. Ma lascia fare. Aspetta. Quante volte è capitato che quando finiva la live qualche fan di Zeb che poi mi segue sono educati? Invece molti fan del Cerbero e di, vabbè, di quest'altro comunista estremista dice, ma di qua di là non capisce un cazzo quello che condivide su Instagram. Cioè, come posso dire, cioè, perché loro mi offendono e i fan di Zeb 89 no? E poi dicono che lui è razzista ed è cattivo. Ma che cazzo vuol dire? Ma che ragionamenti senza alcun senso logico. Ma io ti voglio bene, Vito. Se Zeb che mi segue non è razzista. Ma poi non è che puoi generalizzare i fan di Zeb, allora sono tutti bravi. No, ma poi parlava... Cioè, ma... Vabbè, ragazzi, stava di l'ovvio. Ma noi non avevate di l'ovvio. Io spero che cancelli queste storie per lui che fa una figuraccia di delirio... Ma lasciate. Delirio stremen. Giocate, vai. Spacca il vermetto. Comunque, quando diceva... Bevo! Quello che dice le storie, fa... Si parla di cose e non sa di quello che dice. So io, è lei. Cioè, ma poi che storie? Io non capivo un cazzo. C'è stata un'inchiesta. Si è incazzato perché c'è stata una mega inchiesta che hanno arrestato 8 politici dei Fratelli d'Italia. E me che cazzo c'entra? Succede sempre, è normale, non c'è niente di male. E sono collusi con la mafia, che non c'è niente di male. Ma ammetti che c'è qualcosa di sbagliato. Solo quello. Ho condiviso delle storie del servizio di report e mi ha iniziato a scrivere tutte cose. Sì, ma è privato. Ma finché restava in privato va bene. Ma poi se devi dire che non capisco un cazzo di quello che dico, che come che ha detto? Così pare arabo. Che parla tipo mezzo. Comunista estremista non capisce un cazzo. Vabbè, l'importante è che l'hai presa bene, dai. Ciao, Don Vito, te voglio bene, basta. Ho fixato già troppo. Io i dissing, guarda. Ehi, Laguna! C'è un certo Don Vito che continua... Giochi alle pattuglie ogni giorno? Proprio per culo. Non è un gioco. Pusillanime. Scusa ragazzi, ma chi lo sennò? No, aspetta, ristrimami il gioco. Che cos'è questo? C'ha solo i pantaloni grigi? No, non volevi? È tutto nudo. Ma pare comunque. È vero, sono laterali. È quello che ha ragione sua. Un esoschele. No, è una tuta, capito? Quella. Perché c'ha il culo di fuori? Attillatissimo. Non volevi ristrimami il gioco. Ristrimami il gioco. Silenzio un attimo. What? Non volevi diventare un giornalista che gira il mondo. Livio, Daccia. Livio, che gli è preso adesso? Che succede? Ristrimami il gioco! Ah, giusto. Hai ragione. Lei ha perfettamente ragione, Livio. Però è un goblin. Però non sembra un Power Ranger. Power Ranger! Ma tu sei ultra mancato. Livio, un cazzo se di Se vuole goblin. Entrare, Ivan. C'è Ivan, bello Ivanone, vuoi entrare? Bella Ivan. Ah, ma tu me l'hai detto, animale. Sì, sì. Vieni! Ivan, entri. Conosci Tibermaniacs? Ho parlato con quell'editore. Ha detto che è interessato all'articoli sui viaggi del mondo. Raccomandazioni! Ma questo è fantastico! Che figata! Amici così. Perché un giorno non andiamo a parlarci insieme? Te faccio fare l'attore, ma questo è questo. Sì. E se ne andiamo da sto posto de merda! Esatto, da sta brughiera. Che puzza di cacca. No. Senti e puzza e merda. Santeramo. No, mi dissocio. Paese che vai, usanza che trovi. Don Vito che trovi. Chiamamo paese, pieno di io vorrei fermarmi qui ancora un po'. Devo scuba. Questo sembra un bel posto, in effetti. Sì, infatti. Perché non scrivi qualche articolo su questo villaggio?
Ma che cazzo lo leggi? Che cazzo gliene frega? No, non posso, non posso. Perché non apri un podcast qui? Una Lonely Planet. Non posso rendere famoso Torre Spaccata. Troppa pubblicità riempirebbe il villaggio di turisti. Ma venga, ci dopo la tutto casa. Mai. Tu ti alleggi quel giornale. Oh. Hai paura che venga qualcuno a, a riportarti via? A portarti via Delfin? Oh, un mostro. Sì, però dove? All'attacco. Dov'è la cura? Dove vai? Non è vero. Neanche è partito l'attacco. Ah no, era Don Vito. No. Scherzo, era Don Vito. Bene, Ivanin scrivono, vuole entrare. Dai, fatelo un po' cavo. Telefonano un po' su Discord. Lo telefono su Discord. Gitano è un boomer. Lo telefono? Telefonalo su Discord. Va bene. Gitano, lei è un boomer. Sì, sono tipo mia madre dopo questa frase, ammetto. Lo telefono su Discord. Chiamalo, volevo dire. Chiamalo. Telefonano un po' con quel... Quell'apparecchio, computer, schermo. Schermalo, il computer. Lei non ce l'ha negli amici. Ma lei non è un amico di nessuno! Scusate, raga, non sapevo manco come si aggiungevano. Invita Ivan. Perché di solito entro nei servers. Questi servers dove parlano. Questi giovani che si mettono d'accordo. Questo è il tuo. Questo è il mio. Quanto è il mio? Andiamo nel server di Gitano? Viene il server di Gitano. Vai su Livio, ma ci sei, sì? Canale live. Sì, ci sto. Ok. Vieni nel canale live. Ormai siamo andati, Vabbè, devono spostare noi però così. E dove loro andranno? Loro vanno su attesa live. Eccolo, vai. Top. A posto. Ivan! Serietà. No, è Livio. Ma Ivan entri. Ivan entri nel server di Marco. Non so se ce l'ha. Ma non so se vuole entrare poi. Oh Ivan, ma dopo fa quel pub da amico, no, come l'altro sabato. Cioè? Tu ricordi? Sì, siamo imboccati in 40. Ma tu c'eri? Sì che c'eri? Sì, siamo stati, abbiamo litigato pure, ci ha flexato Che abbiamo parlato con Lusilene, tutte le cose dell'amore. Ti ricordi che ci ha flexato uno poi una certa? Chi? Ah, ma era l'altra sera. Era John Boy. John Boy. Il pub del pelato! Guarda, lasciamo perdere John Boy veramente. Era quella sera. Grande John Boy. Cosa succede? Ah, ma volete ambrutito? Vedi, piccolo Al, perché dovete portare rispetto anche alle piccole persone. Che ha fatto benissimo. Non è vero. Le ragazze stanno parlando. È stato un misunderstanding. Meglio farsi vedere dopo. Guarda, spiano. Le ragazze, una bambina. Sì, vuoi ascoltare cosa dicono? Che stanno già facendo. Porcone. Vai, Livio. Devo rimettere la voce, aspetta. No, vabbè, falla come te pare. Che sei forte. Ryan, non ti sposi con lo zio Laguna? Paura. Con quello lì? L'hanno portato qui che piagnucolava come un goblin. E mi sono dovuto occupare di lui finora. A gratis. Capitalismo, tutto gratis. Voleva fare il giornalista, ma non sa parlare di schiena come si deve. Quando si parla di qualcosa di importante cambia subito il discorso. Non si parla mentre dorme. No, faccia nel villano. No. Ma mi hanno detto che i goblin sono fichissimi, no? Com'è? No, vabbè, ma non vorrei bene allo zio Laguna, no? Voglio che Rain e lo zio Laguna e Belli siano sempre insieme. Che è una minaccia. Per sempre anni. No, anni, dai Laguna anni, che forse ti serva anni, la bambina. Anni. Sì, però. No, penso che lui voglia girare il mondo, ragazzina! Muta! Ti vendo agli anni! No, basta! Ti spianto gli organi! Basta! C'è anni in attesa! Li vendo ai ricchi! C'è anni in attesa! Anni! Dai capelli rossi. Che Flame forse. Anna. Magari Gianlucone. No, non lo so, però pure Anna ci mancherebbe. Però l'avevo chiamato e non mi ha risposto. Gianluca, amico dei Galvaniani. Anna. È scappata. Ma che cazzo ci fai là? Che
ma questo è un plot twist. Mette paurissima. Pensavo che era Anna, dico, che gli è successo. Ciao. È Anna, è Anna. Viva il duo! No! Ma Rubino, David Rubino, un suo canale. Pensavo che era Gianluca. È impazzita tutta Italia, raga. Il Duca. Stavamo tutti in casa del gente. Ma io in casa. Che ci fate là, oh? Ma impazzita tutto Twitch Italia, raga. Siamo a fare quello che fate anche voi, ma avete paura di dirlo. No! Stiamo qua a giocare a Final Fantasy, anche voi? Stiamo solo giocando a Final Fantasy noi. Stiamo giocando a Final Fantasy modificato. Ok. Rubino, da lei non me lo sarei mai aspettato, Rubino. Ho capito ora cosa state facendo. Ha preso comunque una brutta via Twitch Italia nell'ultimo periodo. La compagine romana divisa in due poli. Davvero. Bello, bello. Questa musichetta, guarda. Questo è idilliaco, è meraviglioso. Ma che sasso, nove emoji, cazzo. Ma non emoji su. Da quando fa la ciclette non è più lo stesso. Sì, esatto. Da quando fa la ciclette è un uomo nuovo. Chi fa la ciclette? Rubino. Ma oh, ma lo sai che te stavo a dire? Come va la ciclette? Te l'ho più asciutto. Va bene, la sto prendendo con i soldi che mi devi dare. Greve. Okay. Ah, Rubì, dopo c'ho un calcolo che ti devo far vedere, perché è questa musichetta veramente sembra che noi stiamo nel villaggio. Ma c'è anche quel cane morto di Livio. No! Il cane morto. Ma infatti io ho capito cane morto. Ivan il pelatone, Ivan il pelatone. Questo è tosto come teasing, eh? Beh, sì. Non me l'hanno mai fatto. Non te l'hanno mai fatto, vero? Livio, ma hai comprato un modificatore della voce perché con la tua voce eri noioso. No! Ha bisogno delle modifiche. No, dove vai? Dove faccio vai? Gli sport, no? Ho tutta la voce così, quindi sono fichissimo. No, no, basta, no, no. Vai, vada, Rubino, vada. Dio guida, ma che gli avete fatto fumare, Rubino? Ragazzi. Wow! La mossa di Rubino è qua. Allora, non più cazzo di male. Questa è Final Fantasy, guarda lì. Final Fantasy Rubino! Però su impostazione Final Fantasy. Cazzo! Però Carbuncle c'ha Rubino in fronte, però vabbè, lasciamo perdere. È vero. Porco Carbuncle era Rubino. No, vabbè, però... Rubino comunque movimenti top sexy. Ma veramente Rubino, non so se sta felpa, ma te vedo più asciutto. Eppure sta webcam, no. Secondo me, Anna c'ha qualche trucchetto magico. No, ma pure la sigletta. Guarda Rubino quanto sembra magro con sta webcam. Non te pio per culo, eh. Oh, ho speso quasi 4 piotte per quasi le... Quando l'ha presa? Quando l'ha presa? Bravo Rubino, bravo. Qualche giorno fa. Dai, dai. Yoshi, cioè, 6 giorni fa. Sta spixellato male Rubino. Come va, ragazzi? Noi stiamo condividendo il gioco, prego. Bene, bene. Se volete vederlo con noi. In 2 ore di live abbiamo fatto tipo 10 minuti di gioco, ma va benissimo. Oh, ma scusa, ma Gianluca e Anna che stanno... Oh, para. Attacco epilettico. Gianluca e Anna stanno nell'altra stanza. No, mi dissocio. No. Metti pure loro. Sì. Aspetta, abbiamo appena ordinato dei waffle col cioccolato. Azza. Vabbè. Non io, ci tengo a precisare. Bravo! No, Rubino, perché già oggi ti hai mangiato una crepe. Ma no, diciamo la verità, se l'hai preso. Siete proprio cattivi, mangiai waffle davanti a Rubino. Quello dietetico. No, no, zero Rubino si sta impegnando in questo percorso. Oh. Belli, fatto... Ma l'avete visto prima un po', Don Vito, regà? Don Vito ha fatto il panico. Che vestito, mamma mia, che cacciara. Ritengo che il diritto di voto vada conquistato. No! Abolizione del suffragio universale. Ma sì, quando senti parlare a Don Vito che poi accusa gli altri che no al suffragio universale, a questo punto. Piccolo mi dissocio da queste idee, mi dissocio. Per me è l'erede di Tutubbi. Io credo nella democrazia. Don Vito erede di Tutubbi. La democrazia ha fallito nel momento in cui si è dato il diritto di votare a Don Vito. Greve. Fino al 1990 quando è nato ha funzionato. Appena nato Don Vito. Mi dissocio. Dudubbi deve insegnare tutto a Don Vito, come in Naruto c'hanno gli allievi. Ma fotocamera virtuale. Don Vito è l'allievo di Dudubbi. Comunque ho detto il Duca prima, ci tengo a precisare. Come? Ho detto il Duca prima. Sì, il Duca.
Il duca, ecco, mi sono innervosita. Vai, vai. Ecco! Ho capito. Vaffanculo tutti! Vai, Livio! Voce. Non gli vuoi bene? Quanto gliene vuoi tu? Che se metti questo non ti sta a finire le palle, Livio, per parlare. I'm famine! Stava da origlia! Ti fa la spia! È figlio di Galvania! Bentornati! Bentornati! Siamo ritornati! Ritorneremo! Puffo, puffo, panto, panto! Che stanchezza! Che ci cacciano le case! Che stanchezza! Come ritorneremo, no? Rapporto al comandante! Al comandante! Rapporto al comandante! Si sente una voce di un idiota che parla. No, mi dissocio. Sentire le casse allora, Rupino. Rapporto al comandante. Ah, no, Livio, ok, allora posso. Oh, che ha fatto sta bambina? Non uso di così. Poverino. La bambina è impazzita, 2000. Rapporto si mostra le battaglie di oggi. Ah, è qua che lo dice. I bucia bucia. No, mi dissocio. Che no. Sono i fermi. Il bunga bunga. Il boom sono le apette. Che il vice comandante Lione e Odio erano 10. 10! Ho sterminato 10 mostri. Bene, me coglioni. Ma chi è quello scippatore che c'avete vicino? Quello è Mar. No, sembra Thomas Minigan. Ah, sono io. Bella, frate. Che facciamo? Prima della prossima pattuglia mangiamo qualcosa? Un langorino? Scippatore. Aspetta in camera tu, ammiccate. Quando sarà pronto verrò a chiamarti. Sembri un po' stanco, perché ti fai un riposino? No, ecco. Mangiamo! Mangiamo insieme! Mangiamo, Kinos, mangiamo! Quelle bambine dei 5 anni che stanno a 3000. Guarda, ha preso troppi zuccheri, sai, con tutte caramelle. È felice, la bambina è felice. Mamma mia. Mangiamo! Ma vai avanti! Basta, lascia sta bambina! È la follia! Ieri ho un micro infarto! È l'inferno dantesco! Rapporto al comandante! È la goblin! È la goblinina! Oddio, io... Il delirio! Ma che devo fare? Vergognoso! Chi è che ha cambiato il titolo della live? Che cosa dite là sotto? Il solito sbaglio del dito, Ivan. Quello da protesta. C'è una protesta in corso. No, che succede? Cioè? Ciao, Anna. Che so qui voglio. Anna, c'ha gli identikit. Per riconoscere da un dito. Sono i cartellini di Rubino? Fisiche, proprio. Ciao, Anna. C'è sta Anna. Ma che è quella cosa, Rubino? Che belli. Un bacione. Sta. Ciao! È lei? Ma che cos'è? Che bello! Allora, uno sei te! Rubino c'è via! Sei tutte e due... No, chi è quell'altro? Che è? Quello Yuga 104? No! Chi è quella a destra? No. Alla mia destra? Alla tua sinistra?
Il rapporto a chi si doveva fare a Don Vito? Questo so io prima di Twitch, questo so io dopo. Il sondaggio, il rapporto a chi si doveva fare a Don Vito? Hai preso qualcosa si doveva fare a rapporto? No, diciamo che sono un po' cambiato. Il rapporto al comandante, sì, certo. Va bene, grazie Robino per questa cazzatina. Ma chi l'ha fatti? Sembra un ricercato. Allora, uno dei due è il CEO. Qual è secondo voi quello che ha fatto il CEO? Quello a sinistra, io dico allora. Ma è impressionante, come fa a indovinare gente? No, mazza, si capisce, oddio. Quella a sinistra gliel'ha fatto. Robby, quell'altro sei questo Anna. Quella a destra Flemma ha smesso una certa, ha detto ho finito, va bene ma così. Ma che c'ha sotto? E non gli ha fatto manco le braccia. È la gamba che si è rotta, è più bello, diciamolo. Dire qual è stata la tecnica, diciamo che sono partito dalla maglietta e poi ho approssimato. Wow! C'è una barca, il famoso approssimativismo. Approssimativismo. Si vede proprio il livello altissimo di approssimativismo, veramente. Secondo me può essere anche venduto all'asta. Questo vale. Esatto. Sono una pippa, lo sapeva anche l'artista. Cerca la rana, che fammi vedere la rana che ho fatto. Ma quello è un quadro di una vagina, ragazzi, lì dietro. Sì, cioè, sembra tipo, che ne so, il Gobbi Notre Dame. Rubino. Sì, il Goblin di Notre Dame. Il goppo, il goblin della Notre Dame. Che cos'è? Questa è la rana che ha fatto il CEO. Ma che è? È arte, carino, arte vera. Sembra la maschera dei Crash Bandicoot. Sembra tutto qui quando è modificato. Ha preso una macchina in pieno. Ma invece parlavamo. Ragazzi, dobbiamo giocare a Final Fantasy. Scusate. Questo è quello che vede Simone durante la modifica. No, che spelli, no è inespellabile. No, devi metterli in un'altra stanza. No, andiamo avanti. Andiamo avanti. Dai, giochiamo loro. Giochiamo. No, cercate il caso di spelli 8 volte. No, andiamo. Eccoci qua. Tanto abbiamo finito. Abbiamo finito il gioco. Abbiamo finito abbiamo finito il secondo CD, ragazzi. Paura di non svegliarmi qui. Paura che il leone non ci sia. A fine live faremo un rapporto a Don Vito, comunque. E che non ci sia anche Rain. Che mi succede? Non mi sono mai sentito così. Attratto da... Spero di svegliarmi in questa stanza. Vogliamo svegliarci a letto? Voglio svegliarmi sempre in questo dolce letto, invece se sveglia a Squall. Invece se sveglia freddo. Sei cambiato, Laguna. Sei cambiato, fratello. Non sei più quello di una volta. Dove siamo? Che succede? Arieccice! C'è Prigione, Argabbio! Argabbio Bus! Sta guardando Stan. Da torri. Le due torri. Le torri. Beh, è tornato, zello, grande all'altro mondo. No, questi sono... Vai, Rubino! Sono io. Rubino, tocca a lei. Zell, Zell e Rubino. Ah, ok, sono Zell. No, che l'ha fatta Zell. Vai, vai. Vada, Rubino. Laguna, come stava? Non lo so. Se legge in cazzo. Non l'ho visto. Non so words, ma... Laguna è giù. Speri, che mi vedo un cazzo. Laguna è giù. Devi vedere la condivisione schermo. Non noi. La sto a vedere, sì. Ah, no, guarda. Sì, la sto a vedere, guarda in diretta. No, cliccala. Non guarda, però... Sto vedendo. Quella andò ci stanno pure noi. Piazzolo ok, ok. Laguna e gli altri se la sono vista brutta, c'entra. Lo sapevate, no? Ma è diventato un po' al centro sociale. Sono solo. Ha iniziato a lavorare in una specie di prigione. Ed è annoiato e stanco. Ma lui ha fatto vive nelle speranze di ritornare a combattere un giorno con Laguna e Kyo. Sono io, c'è il personaggio, infatti. Quindi noi non l'abbiamo proprio visto, Moward. No. Solo la parte sua in carcere. Ma infatti l'ha vista solo Zero. Usciremo da qua perché lui si ricorda le cose del Ma alla fine cosa stiamo rivivendo? E che
cazzo ne so? Bravo. No. Che cazzo ne so? Ma io che cazzo ne so? Scusi. Oh yeah. Se non è bile, siamo... No, te ne va Rubino. Ciao, ciao. Vada, Rubino, vada. Ciao, 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 ciao. Ma Skull sarà vivo o non sarà vivo, ragazzi, dopo il colpo della strega? Hai detto che Ward è stata una specie di pezzone? Da pezzone. Sì, io mi metto dietro un Jasmine così, quando si addormenta la inchiappa. No, oh, ma non era pezzone. Stavo scherzando, stavo scherzando. Cosa stavo dice? Scherzando. Jasmine, ti voglio bene. Zella, ti visto, Giacomo. Visto Harem. Jasmine, ti voglio bene. No, ma poi non esiste Jasmine, è ipotetica. Un'ipotetica Jasmine. Jasmine è ipotetica. Sì, è un soldato. Ma questi sono i Beatles. Ha un suo canale. Ha un mio canale. Ma visto che siamo prigionieri, silenzio! Visto che siamo prigionieri, dovremmo cercare il modo di scappare. Jasmine sta bene. Ma fai bene a voce la donna lì. Lo so, sono molto brava. Ma Zella, come si siede? Che sarà successo ad Adrian? Avranno portato qui anche lui! Grazie. Grazie, ragazzi. Certo, bella per voi. Ciao, Mark. Ciao, Mark. Grazie, ciao, ragazzi. Ma che devo fare? Fammi parlare, Simone. Ma dove vai? Mi porti in giro, dai. Ma mi lasciate stare dietro Squirrel, stava di Squirrel tra Seffie. Correggimi se sbaglio, ma è come se tu sia Ward nell'altro mondo. E credo di sì. Non te la ricordi questa stanza? E mo magicamente realizza che è un deficiente, Zella. Non vedo poco. Vada, Rubino. Aspetta, aspetta, questa... È capitato anche a noi comunque con... Mi ricorda qualcosa, mi ricorda qualcosa. Se ci pensi, anche noi col sogno abbiamo ricordato cose. Sentite tutti? Questa è la prigione di Ward. Lui si occupa delle pulizie qua. Ci sono una serie di celle simili a questa. Sì. Sì, non mi posso sbagliare. Non mi posso sbagliare. Esiste una prigione per i militanti politici a Galbadia. Penso proprio sia lì dove lavori Ward. Sì, ci troviamo proprio in questa prigione, ne sono sicura. Te dico, fidati. Dichiaro prigioniero politico. Esatto. No. Non c'è da sorprendersi se siamo in prigione. Abbiamo attaccato la strega. A Meloni. Ci siamo messi contro il presidente Draghi. Ci daranno la pena di morte. La pena di morte. Il presidente Draghi è morto. No, 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 visto. Galbate in mano alla strega Meloni. Azz. Che ne sarà di noi? È il film di Puccino. Niente di buono, credo. A meno che mappa di roba. No, no! Ma perché? Cosa sta diventando questo Final Fantasy? Vai, vai, Rubì. E quello scemo di Irvine dove si è cacciato, ragazzuoli? E dove sarà Adrian? E se lo strega lo avesse... mandato nello spazio! Grazie, Bibi. Ma che mai Adrian fa? Quando scuola va su, se tagliamo. No, Adrian nello spazio. Qua Adrian nello spazio, è vero. No, spoiler, spoiler. Va bene, dai. Ha sempre sognato di essere nello spazio. Esatto. Grazie mille comunque, Mark, sempre il top. Ho combattuto contro Idea, la mia ferita, ma non sono ferito, perché? Infatti. Eravamo circondati, soldati di Galbadia, tutto un sogno. E c'era Seifer, mi guardava e rideva, quello dannato Seifer. Boh. Potrebbe essere pure che era un'illusione. Ma che guardate che bellezza. Guarda che video incredibili. Che fissa. Le celle semoventi, va. Guarda Rubino com'è interessato, guarda. C'è questa è Amazon prima di Amazon. Questa è Amazon anticipato. Adesso. Esatto. Mamma mia. E quelli sono i dipendenti dentro le gabbiette. Top carcere. Bella però, eh. Guarda, questo non gioca del 99. Stava avanti, sì. Aiutatemi, aiutatemi, sono imprigionato qua dentro, aiuto! Mo' sbratto! Mi sento male! Che cos'è questo rumore infernale?
Vai, faccio le guardie, le presenti. Rubino, Rubino. No, vai, vai, Ivan, no, vai, Ivan. Vai, Ivan, vai, vai. Fai le guardie. No, Rubino deve fare quello. No, Ivan deve fare quello che resiste alle guardie, perché Ivan è uno della... resistenza. Lei faccia le guardie. Vabbè, presea. È il suono delle torture, le botte, in fretta al vostro guaglione, amiche. No, no, no. Che cosa? Beh. No. Silenzio, verme, bagherosso, scarrafone. Censurato, Zell. È un suono piacevole, no? Ma si chiama persona disgustosa. Sì, esatto. Tu, qua io, scugnis, hai idea di dove ti trova? Dove t'accia trova? Te sconocchia. Ti ho chiesto da sé dove sei. Grande Rubino Roleplay. Dasci tua. Brazzella che no, non abbozza Zero, guardalo. Boh. No, ma no, stai male. Ti succhi, no. Io l'ho visto. No, la disoccupa. I carabinieri. Sono diventato una donna. Basta. Sì. Ah, ma stavo per dimenticare. A scurda. Azzelle, fai kamikaze. Ehi, carino, mica mi chiamare tu Jasmine. Sono io Jasmine. Amica mia, ah, sei tu, prego, da chi sta parda? Come al solito, lei è ammanicata. Cosa credete fare con Jasmine? È solo mia, brutti. Boh, oh. Grande grida. Basta, ah, qualcuno fa i bambini. D'accordo, vengo con voi. Brava, brava. E nessuno si farà più male. Ah, sì, io. Vai. Jasmine, non vi preoccupate. Posso pagare? Ma dove vai? No, no. Resisti! Sì. Zell, per dobbiamo te. Ancora dormire insieme, vieni qua. Jasmine, mi dissocio da quello. Mi dissocio dall'ultima frase. Oddio, Seifer! Povero Adrian. Vai, Ivan, fai Seifer te! Vai, sì, sì. Vada, bene. Ivan, vada. Fai il biondo! No. Oddio. Perché alla... Amore mio. Meni Adrian! Oddio! Beh, no, no. Ma lui è così. Portatelo via. Oh, che oh, eccoli Mumba. Ma che cos'è? Ma un Digimon. Ivan sta parlando di quel vabbè. Oh, di quei streamer che fanno portatele via. Penso che immagini cosa ti sta per succedere, vero? Ahia, yeah. Attenzione, come grande. Gesù, Skull. Cosa vuoi sapere? Io mi dissocio. Vabbè, sta crocifisso. Il vero significato dei sì. È innegabile. Ed lo vuole cosa. Sapere. Azzi. I Sid. Sid è il nome in codice per indicare i guerrieri scelti di cui il Garden di Balamb si gloria. Ma è un ignorante lei, Seifer. Sono anni che studia, anche è stato bocciato due infatti, volte. Non lo sai anche tu. Purano. Io non sono un Sid. Un ignorante, signor Ivan. Esiste un importante segreto che vi viene rivelato diventati Sid, no? Segretissimo. Purtroppo no. E anche se ci fosse, non te lo direi, capito Ivan? In miniera! Amico, sei nella mia lista delle ossa da rompere. Quello che ha detto no, prima no. Tu dubbi a Don Vito. Sei nella mia lista nera. Molto simile. Sapevo che non avresti parlato facilmente, tu dubbi. E sono fiero. Per questo ti ho portato la modifica. No! Quindi una cosina per te. La cosina... Ho una cosina per te, infatti. Greve. Becca sta modifica. Vado Maria, tutta il cervello. Vai, Ivan. Anche se tu non parlerai, lo faranno i tuoi amici. Azz. La maestra, la porta ordini, il gallinaccio. Quello poi il non durerà goblin. Tre secondi. Il no, Rubino, dice che non dura tre secondi lei. Sono tutti qui. Rubino in silenzio. Sono tutti qui. Rubino si è andato. Non avevo visto, c'era il microfono davanti. Ci sono. Tutti al gabbio. Ma siccome sei il mio preferito, ti ho voluto qui per primo. Tutto questa qui. Sarà la scena di quando Ivan mi ucciderà. Esatto, quando rileverà il Cerbero. Fra tre anni, tipo, nessuno se l'aspetta, questa situazione assurda. Volevo tanto incontrarti, Adrian. Come mi vedi nel momento del trionfo? Ho fatto il boom! Grazie al sub. I Twitch.
Il mio sogno di bambino si è avverato. Sono il cavaliere della strega. Lui è il, mi dissocio, il simpo della strega. No, sì, ma, vabbè, però. Ma che sogno è poi? Non ce l'ha mai avuto, gli è venuto mo. Cioè, infatti, boh. Sogno da bambino. Sogno romantico? Adesso. Ah, il suo sogno romantico, lo dicevo. Povero Sefer, sei solo un carnefice. Creve! Cosa hai detto? Che ha detto? T'ho sentito. Che ha detto? Te la passi male, vero? Continua! Questa dovrebbe essere la scena dove giuri tutto l'odio per me. Dove vuoi farmi bannare? Due dubbi. Devi continuare, Ivan, quando c'è scritto Sefer. E sto modificando. No, mi dissocio. Ah, ride. Ecco, ecco la storia del cavaliere della strega che combatte contro il guerriero cattivo. Oh, ma quando è modificato è un super doppiatore. No, comunque, no. Dai, Adrian, divertiamoci insieme. Non mi deludere. Divertiamoci. No. Attenzione, vedi energia. Selfie ha fatto la magia. Dov'è Rubino? Rubino, tocca a te. Sta a te, qui sti. Campo antimagia. Rubino, tocca a te. Sembra che qui attorno non ci sia un campo antimagia. Ivan che va a raccattare. Rubino. Oddio. Il Mumba. I Mumba, ecco come no. Cazzo si chiamano sti cosi. Catalan. Cos'è questo rumore? Ancora tu? Ancora tu? Mo sappiano per Mumba. No! Qua sei per... Aiutalo! Lo aiuto! Qua Zella, mamma mia! Ehi! Che ti credi di essere? Questo secondo me guarda il discorso che vi ho detto prima. Sì, sì, brutta testa di cavolo, smettila! Ah, vilipendio, brutta testa di cavolo! È vilipendio, vai. Vai Zella, fatti rispettare! Impara! Oh. Ve ne farò pentire, merde. È proprio cattivo. È proprio cattivo. Ha fame. Intanto si sentono delle urla provenire da dove. Lascia fare, Ivan. La modifica. È tutto ok. Ma sì, a proposito di modifica. No, no. Vado al bagno. Forse no, non servirà molto, ma. Ok. Sì, ma non energia. Là. Ti senti meglio, piccola bestia? Il documento. I documenti. Rapporto al comandante, rapporto al comandante. Eccoli i documenti, eccoli. Ok, vada, Adrian. Vada. Te lo chiedo di nuovo. I ask you again. Che cosa sono i Sid? Perché si oppongono alla strega? Sid si oppongono alla strega. Signor Sefer, preparatevi per il lancio dei missili, sono il Demade. Ho capito. Poiché alimenta gli oppositori della strega, il tuo garden verrà distrutto. No, cosa? È un peccato, non trovi? Anch'io sono cresciuto là. Vogliamo distruggere Garden e Balan. Ma l'ha deciso Edea e gli ordini sono ordini. Sono arrivati i Waffle. Ora basta. No, i Waffle. Dopo la distruzione del Garden partirà la grande caccia ai Seed. E io, il mastino di Edea, sarò il primo a darvi la caccia. Cioè vogliono creare sta dittatura enorme dove c'è ogni ente privato. Sarà divertente, Adrian, ti prego, non morire fino a quel momento. Continuiamo l'interrogatorio. Vogliono distruggere tutti sti Sid che sarebbero un pericolo per una probabile dittatura di Artemisia, di Dea. Ti è ritornata la parola? Non capisco la domanda. Basta scherzare, bastard! Ma Nicoldo! Ti ha detto che poi dovresti sapere! Fare il canassa! Parla! Cosa sono veramente i Sid? Ma i uova! I Sid cosa sono? Non voglio neanche di Balan, ma le liti quindi ne scendirò! Occhio, ma occhio, prendiamo le finocchio! Allora! Io non so niente, fino a quando volete continuare?
uccidetemi pure. Anzi, provo a mentire. No, 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 metti uccidetemi pure. Parla. Greve, che fammo? Si inventa tipo il Sid, sesso... Fiori. Oddio. Ti ho detto parla. Il vero scopo di Sid, portare semi nel mondo, perché Sid in inglese significa semi. Portare fiori nel mondo. Idiozie. È vero. Lo dice sempre Don Vito. Vedere i fiori, eliminare il desiderio di combattere. Grazie mille per la salva. Niente più guerra nel mondo, e questo è lo scopo di Sid? Ah, non farmi ridere, mi stai mettendo in giro. Lei è un millantatore come Robino. No. No, no. Eliminiamo il desiderio di combattere, poi attacchiamo. Rubino è a dieta, ma what? Sta mangiando attualmente. Adesso. Non è vero. Ehi! Fai la guardia. Madonna, guarda, veramente... Siamo in una situazione disastrosa, ragazzi, con i nostri protagonisti qui. Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Vediamo, parliamo con il Mumba. No. Ma questo cosetto qua io mica mi ricordavo. Sto coso. Che facciamo? Che facciamo? Rimaniamo qui. Ci tortureranno sicuramente. No, no, Selfie, a lei gli piacerebbe pure, immagino. Eh sì, mi piace un po' il bondage. No, no, no. No, come? Sì, sì, sì. Non possiamo starcene seduti qui. Dobbiamo pensare come fuggire. Nessuno ha un piano. Togliamo la pelle a questo e la usiamo per travestirci e fuggire. No. Ma questo è veramente... Cioè, prima l'ha aiutato. Scherzavo. Non sembrava uno scherzo. Dato che non possiamo usare le mancine, dobbiamo trovare le nostre armi. Ma che è? Aviz. No, c'è. Ma che è? Ma chi parla? Armi. Le mie armi sono questi pugnetti. Ho i pugni nelle mani. Anche senza armi io posso farcela. Infatti lui è l'unico che può andare, capito? È il mio turno ora. È vero. Vado io recupererò le armi. Infatti perché non si è difeso prima? È vero. Quando Zell era Ward si trovava qui. Questo posto lo conosce. Io ho i pugni nelle mani. Non ho mai visto una vecchiaia in un solo uomo. A dire la verità non ne so molto. Ward faceva solo le pulizie, era un bidello. Fidatevi di me. Voi due buttatevi giù per terra. Tutti giù per terra. Ma perché? Non so perché. Ma c'è un personaggio modificato. Lo fanno come un'esplosione, tipo. C'è un personaggio modificato tra Livio, poco. Livio, devi parlare. Speriamo che funzioni. C'è un personaggio modificato tra poco. Ma che vuol dire? Sorvegliante, sorvegliante, aiuto, aprite subito. Mi serve un personaggio modificato. Le ragazze sono svenute, hanno il sono state morse da un serpente velenoso. No, mi dissocio, no. Non lo leggiamo. Greve. Kita puoi spostare Flame. Ma in che senso? Santo cielo. Ma dove? Ma in che senso? No. Lo levo. Fuori. Perché non ci di tutte e due? In che senso? L'ho levata. Vabbè. Può tornare. No, ma ha detto puoi spostare. Puoi spostare Flame Livio. Ma cosa sta dicendo? Ma tanto stiamo per chiudere, tanto non vi preoccupate. Ma lei è folle. Torno subito. Vuoi venire anche tu? Va bene, ma non essermi d'intralcio, ok? Ha scrocchiato, quando gli è menato? Non ho visto. Non si è visto. Com'è possibile? Allora, dove si salvava? Sopra o sotto? Si accollava sopra verso. Mi sa sotto o sotto, forse. È il posto con più mostri che c'erano. Questo vero, sta cazzatissimo. Ti distruggerò, umano, ti distruggerò. Ma si può dire. Ah, qua c'è sta uno strano. Umano, con cui umano, gioca a carte, ti distruggerò, umano, vieni qua, non scappi, umano. Qua devi andare a pia tutte le celle. Maledetto, 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 maledetto. Maledetto. Dagli cosi. Qua diventano tutte le celle, zio. Santi nomi. Leviamo tutto. Dagli tutti. Vai. Gli do tutti. Dai.
Carico sto flame, continua a dire Rubino. Cattissimo Zell, nuovo firma de... Oh! C'è Rubino che scrive Livia! Oh, le perché stanno là per terra? Voglio salvare! Ben finito il tappo, cavolo. Se scendi puoi salvare, dice. Sì, sì, ah, eccolo. Pensavo mi stessero trollando. No, lì no. Sopra era dove si recupereremo le armi nella prossima puntata. Ragazzi, questa puntata di Final Fantasy modificato è stata veramente inaspettata. È stata atipica totale. Atipica. È stata, no, nel senso, è stata atipica, è stata piena un di casino. Eventi che ci hanno distratti dal gameplay, abbiamo fatto poco. Non deve più succedere. Ma, la prossima, perdonateci, la prossima volta, la prossima puntata sarà senza Don Vito. Senza Don Vito. Infatti, cioè, così andiamo un po' avanti. No. Senza Livio anche, no, no. Allora, la cosa importante è che ricaricheremo sul mio secondo canale tutte le puntate. Ora ricaricheremo la quinta, che è quella scorsa, questa è la sesta. La quinta, vero, ragazzo. La quinta è stata veramente bellissima, con Vanni Gio, vabbè. Vedi, con Vanni Gio è andato tutto bene. Un po' più. Vanni Gio si è calmato negli anni. Ricarichiamo tutto, ragazzi. Ma posso mezzo o ricarico con tutto un video che... Certo. Okay. È TV per idee, ragazzi. Esatto. Ragazzi, io sto morendo di sonno, sono molto stanco oggi. Ci vediamo veramente... È stato un onore, ragazzi. Ciao. Grazie a tutti. Per quanto mi riguarda, io sarò in live domani da Dave Revan alle 19:30. Ah, sì? Cazzo, ma tu le fai io? Le vedo per tutto. Faccio live tutti, io collaboro. Ma vedi che bravo. Maestro. Bella, live. Ragazzi. Ciao. Grazie a Livio, grazie a Trono. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi, è stato ciao un Livio. Piacere. Ciao ragazzi, ciao Ivan, ciao Rubino. Top live.